Chiedo scusa. E che in ritardo. Aiuto. Ci siamo. Funziona? Buonasera. Benvenuti. Ciao Solk, ciao Morg, ciao Gnespi, ciao Imagolo. Buonasera. Ciao Chuck, buonasera. Funziona tutto? Io penso di sì. Egregio Roby, buonasera. Ciao Daniele. Egregissimo. Grazie mille per il follow, Chuck, benvenuto. Si parte alla grande stasera, amici. Eh? Yes. Questa sera prendiamo i minchia di soldi. O con le buone o con le cattive. Poi non so se faremo robe. Io spero di no. Basta. Voglio fare... Non lo so, onestamente. Io devo ancora rapire il procuratore. Che ogni volta che vado in galera è sempre un counter in più delle volte che lo voglio rapire. Incrementa la mia voglia. No, Mork. Guarda, sono a posto così. Gnespi, io vado a vedere. Puoi avere freddo. Puoi avere... Da me quanti giorni... Mamma mia, aiuto. Non puoi avere freddo. Ci sono 3 gradi in più che da me. Non puoi. Hai capito? Ma ce l'avete il riscaldamento voi? O no? Cos'ho qui? Cos'è? Questo coso qui? Oh mio Dio, ma che è? È un pezzo di merda. Come state, ragazzi? Tutto bene? Come non hai riscaldamento? E allora ci credo che hai freddo, Gnespi. Scusami. E allora ci posso credere. Comprati una stufina. Per fortuna è venerdì, giustamente. Per molta fortuna. Ho la copertina elettrica. Ma se fa cortocircuito è finita, Gnespi, eh? È finita tantissimo. Ma è roba buona? O è roba così? Acquistata per la minchia? E Gnespi, ti cade un po' d'acqua e è finita. Facciamo il brasato. No? Non funziona così? Io non so perché il sub goal non va. Questa è una cosa che vorrei capire. Sono molto curioso. Fatemi vedere una cosa. Come speriamo? Io lo apro. Ma perché io sono un coglione, ragazzi? Ve lo posso dire? Guarda te, guarda. Io devo togliere qui. E fare così. E uso questo. Oh no. Ehi. Oh mio Dio, no. Perché c'è questo problema? Ma scusami. Perché non vanno? Total subscribers. Perché non si aggiorna? Questo è il vero dilemma. Non si aggiorna. Mi devo ricordare dove lo... No, che spegnere via. Siamo scemi? Mai nella vita. Non lo metto piuttosto. Vuoi vedere che è questo? È questo sicuro. E certo, non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Quindi lo togliamo per oggi. Per oggi via. 32 i subs. Quindi per quello. Per quello forse ho capito perché. Perché non ho aperto l'app e forse non so neanche più che sincronizza il tutto. Però siamo 32.
siete 32. Cioè, anch'io sono sub di me stesso. Però... Oh, ora entriamo. È del mestiere, ma... Oh no, ma anche qui non c'è. Ehi. Sì, Niespi, sì. Faremo così. Fatemi entrare qua. Poi intanto devo fare anche qua. Quanta roba. Olè. Stiamo enterando. Io dov'ero? In prigione? Ero in prigione per caso? Sì. E se non mi fa loggare? Devo aspettare questi 9 minuti ancora? Era 9 minuti? Che palle? I Grimaldelli mi hanno rubato pure. Questi maledetti. Giusto? Ciao Lorgiu! A lei! A voi! Buonasera! Egregi saluti! Gentilissimi saluti! Come va Lorgiu? Tutto bene? No! Ma Baggio non me lo vuol più dare le radio! Non me le vuol più dare? Non le prenderemo più? Vabbè! Tanto ora c'ho i soldi, ma che cazzo me ne frega! No, no, non le voglio più le radio. Non mi abbasso al loro livello di questa polizia. Sono proprio un prete, sì. Un pretone. 12.000. Ne abbiamo... I milioni ne abbiamo. Oh, Lorgiu, ma io mi emoziono. Dai. Mi emoziono. Chiudiamo questa merda. Io voglio una sedia a rotelle. Come si prende? Io devo fare una visita fasulla. Oh no, ma... Oh no! Sono in galera. Ah no, ok, ce l'ho, vabbè. Pensavo di non... Cioè, non ce l'avevo prima la cosa qui. Ma io perdo sangue. Come mai? Perché perdo sangue? No, eh? Non voglio perdere mica del sangue io. No, non voglio il pasto. Sono già 28, cagato, pisciato. No, ma che poi il bello è che... mi hanno tolto i Grimaldelli, la pistola e i colpi no, però. Sì, hanno aggiornato... ho veramente poca vita. Sì, ho fatto un volo di culo. Hanno aggiornato delle cose. E cosa c'è? Cosa c'è di interessante? Intanto che siamo qui lo leggiamo. Da ora, dissetamento, sazietà e rafforzamento saranno lato server. Ciò comporta che se si slogga una volta rilogati, il timer dell'effetto andrà avanti. Ah, vabbè, io l'avevo capita male oggi allora, ok? Ciao, Giusy, buonasera! Tutto bene, te come stai? Tutto a posto? Tutto regolare? Avrò le emorroidi, certo. È probabile. Poi... Quindi a noi non interessa niente, tanto noi non faremo mai niente di roba. Da ora le sedie a rotelle è un item. È possibile richiuderla salendo sulla sedia e a rotelle scrivendo prendi sedia. / prendi sedia. Ora si possono modificare i velivoli. Warzone non mi interessa. E una roba di tatuaggi non mi interessa. Vabbè, dai, non è roba... È roba bella? Io voglio... No, no, Niespi, dice che in pratica... Anch'io non l'avevo capita così. Dice che se io, in teoria, bevo una birra, io per un tot di... Sono contento, Giusy. Per un tot di minuti non ho più sete. Se io slogo quando ho quel timer lì, oppure un effetto di droga, roba del genere, se ho quell'effetto lì, quando vado off, comunque va avanti. È una cosina un po' così, fa... Sì, la cosa non è importantissima, però ci sta. Ma le banane fluttuano, eh? Oh no! Guarda te, queste banane qui, belle però. Eh sì. Cioè, il timer non va quando... Cioè, va quando tu sei on. Cioè, off. Prima non era così. Prima se mi bevevo 20 birre...
e poi andavo a... uscivo, ritornavo e ci avevo comunque l'effetto. Ciao Talaman, buonasera. Talaman o Talaman? Che non lo so. Cioè, l'uomo Tala o Talaman? Così proprio. Dei nomi normali. Scherzo. Ciao Quer, buonasera. Come state ragazzi? Tutto bene? Tutto a posto? Io devo cacare, bro. Andiamo a cacare. Povero Peppins, non ha più vita, non c'ha... Porca miseria. Quindi, se creperi e sloghi, quando riloghi puoi fare la resa? Ah, l'uomo Tala. Ok, vedi, allora sono beccato. Talaman, allora. No, va benissimo. Tala, poi, quando faremo... No, quando limoneremo, Tala. Sempre in carcere, Silvia, certo, ma sono qui da mo. Non fa rumore la cacca? Ah, sì, ok. Ciao, Silvia. Ciao. Quindi, in effetti, sì. Se noi moriamo e sloghiamo, forse è più per quello che per altro, ed è buona quella cosa lì, se sloghiamo ci finisce il tempo. È vero, Gnespi, perché non ne avevo voglia di cagare addosso a qualcuno. Adesso finiamo questi 2 minuti e poi andiamo via, anzi, poi devo chiamare qualcuno per i soldi. Ma Talaman, grazie mille per la sub. Ma guarda te, che si è sabbato l'uomo Tala. Grazie Talaman. Dov'è? Dove sono andato? Oh no, teletrasporto. Grazie mille per la sub. E mi raccomando ragazzi, non so se lo sapete, perché gira. Ciao Mujiwara. Buonasera, non so se lo sapete, ma se avete Amazon Prime e collegate l'account di Amazon Prime a Twitch, potete effettuare una sub gratuita al mese. Ma è una roba fenomenale, perché già non costa un cazzo Amazon Prime, poi dopo se avete anche la sub, tanto meglio, e se la fate qui avete 5 emotes esclusivissime. Ciao Gas, buonasera. Zero pubblicità e tanto, tanto amore. Io proprio vi abbraccio le gonadi. Sì, va bene, faccio così. E comunque basta, questo era lo stacchetto pubblicitario. Quasi, quasi. C'è la clip. Cosa bla bla? Oh, ah, per le gonadi probabilmente. No, ma comunque pensandoci, è veramente conveniente Amazon Prime, eh? Proprio avere Amazon Prime è tanto tanto conveniente. Cioè, già per chi fa acquisti è conveniente. Ciao guys, buonasera. Quindi poi se uno ci prende la sub, ci prende Prime Video, cazzo, hai tutto, hai. E costa, quanto costa? 4,99€ al mese? Quanto costa? Uli, siamo fuori. Questi maledetti. Temo le mie cose, ma... quanti messaggi. Oh no. Ah, comunque il tuo quad ce l'hanno gli sbirri. Chiedi a loro. Ma macchine che ti deve dare le grane. Mi dà le... Sei salvato allora. Lo sapevo. Loro sono pronti a partire. Buona fortuna, signor. L'aquila e l'avvoltoio sono al nido. Che cazzo vuol dire? Vabbè. Non c'ho il numero di... qual è il numero di Carmine? Carmine. E se sei studente paghi solo... Minchia, 18 euro all'anno non è un cazzo, amici, eh. 18 euro all'anno non è niente. Ciao Ludo, buonasera. Io sono in provincia di Ravenna, Talaman. Lei di dov'è? Adesso sei il mio vicino di casa e direi che siamo a posto, no? Non è vero, Morco, hai capito? Eh? Non ci si può subare per 3 mesi? Se uno è studente? Cosa vuol dire sotto il suo letto? Ehi, oh no. Ma il mio letto non ha un sotto, quindi sei morto.
Io non ho il sotto al letto. Ho i letti quelli smart che c'hanno. Che c'hanno il porta oggetti sotto. Quindi io c'ho 0. Ah, sei di Modena, perfetto. Ah, ok. Per un anno e 3 mesi. Vedi, non è un cazzo, amici. Io però sono qui. Fatemi chiamare Bigodino. Che porca miseria, non mi risponde, non mi risponde. Forse un po', Mork, nei miei sogni. Ma sembra a me o ci sono un po' di blista in questo parcheggio? E mio Dio, ma è pieno di blista, è pieno. Devo chiamare un taxi. Ma porca miseria. Adesso se non mi risponde... L'uomo focaccina? Sì, mio vicino... Oh mio Dio. Orca, c'è Patrick, è vero? Oh no. Buonasera, taxi, taxi. Pronto? Dica. Chi è? È taxista, pronto, dica. Salve, allora, io sono... Dal carcere di massima sicurezza. Ah, ok, sono tutti carcerati oggi. Niente, arrivo, sì. Va bene, grazie. Arriva immediatamente, non che mi qualcuno perché mi sono i soldi. Quanto ci mette? 2 minuti sono già lei. Ah, perfetto, aspetto qua allora, grazie, rientra poco. Grazie, niente, a poco. È Carmine, sì, però io che ne so, tante voci, salvatelo. Olè, andiamo, my friends, andiamo a pigliarci i soldi. Che bel computer nuovo questo qui. Che cazzo è? Ehi, ma io sono curioso. Cosa sta vedendo quello? In TV? È una telecamera. Ciao, Federico! Vedi? Di merda sta. È in prigione. Non c'ha la vita. Però deve prendere dei soldi. Quindi potrebbe stare molto bene. E no, voglio sapere dove. Ciao, eroe, buonasera. Voglio sapere dove e dove che voglio comparire nel video. Sai che bello. Grazie mille a Lucas. Benvenuto. Devo andare in ospedale. Io veramente... Io non ho più niente. Ciao Michela, buonasera. Come state ragazzi? Come la va? Tutto bene? Tutto a posto? Come state? Come sta la vostra... Quella... Certo, Nespi, era il mio obiettivo di oggi. Proprio andare lì. Sta abbastanza bene? Sono contento, Michela, sono molto contento. Salve. Tutto bene? Vabbè, fatti i cazzi tuoi. I grimaldelli. I miei grimaldelli. Dove sono? No, Mork, eh? Investire per sbaglio? No, per piacere. Che sono morto. Eccolo, ma si arriva veloce. Minchia, vai piano. Ciao, Titano, buonasera. Come va? Io tutto bene, grazie. Tutto bene. Oh, Carmine, tutto bene? Te? Bene, bene, quanto tempo? Ah, ti hanno preso? Me sì, sì. Ok, tu sai se anche Michael è stato preso? Certo, era su con me. Te invece? No, non mi hanno preso. Come io no? Ho fatto il piano. No, sono seguito col piano, sono riuscito a scappare. Ma sai cosa mi ha detto la polizia?
Mi ha detto che te l'hanno preso. Ma io sono preso la ferrovia, sono scappato. Come, eh no, hai fatto bene, sì, ma la polizia quando mi ha preso mi ha detto vi abbiamo preso tutti e tre. Puoi dirci i nomi? Che così se collabori diamo di meno. Io non ho detto il tuo. Ok, hai fatto bene. Ma mi sa perché avranno confuso forse con quella della banca centrale, perché ma secondo me era una tattica per farmi dire il tuo nome, perché ti avevano perso. È probabile. Sono veramente dei pezzi di merda. Ok, quindi hanno preso anche Michael. E Michael sì. Oh, rocca buttana. Quindi alla fine quanto abbiamo fatto? Dollari. Togliendo 10.000 per ripulirli abbiamo 180.000. Adesso diviso sono 45.000. Vabbè. Quindi quanto piglio io? 45.000. Bene. Ma li hai già puliti? Sì, li ho puliti ieri. Poi ieri, quando eri nel tuo periodo di carcere, ho fatto un'altra rapina con altri tizi. È andata bene, tutto a posto? Allora praticamente mi hanno trivellato di colpi. Ma porca puttana, vedi? Quando non ci sono io va sempre male, visto? No, sono riuscito a scappare con i soldi. Era una distrazione, capito? Dovevo distrarmi. E vabbè, però attendo che arriva il giorno che ci rimani secco. Cioè, non farti usare come bambola gonfiabile, perché sennò... No, era per vedere se erano... potrebbero aiutarci a fare la rapina alla banca centrale, però non sono più, diciamo, diversi dal mio stile, capito? Perché come lavorano questi? Chi sono questi? Sono dei tizi mascherati, armati fino al collo, con giubbotti e antiproiettili, quelli lì. E la miseria, non è che ti sei confuso con la polizia, no? No, però sembravano della SWAT, però alla fine erano dei criminali. Erano bardati per bene, ma quelli bardati per bene devono compensare qualcos'altro. Però... o c'hanno il pisello piccolo o fanno cagare. Infatti sono abbastanza pericolosi, però diciamo che la mia organizzazione è molto differente dalla sua, capito? Io sono uno che pianifica. E loro vanno un po' alla cazzo di cane. Sì, io organizzo, faccio la via di fuga, mi preparo a prendere gli ostaggi, capito? Come è giusto, ma noi, infatti è riuscita. Travestimenti, ci vestiamo, facciamo la fatturina, capito? Così almeno. Mi dico IBAN. 39. Ciao Vince, buonasera. Io dovevo andare in ospedale, ma... siamo scemi? Mi sono preso paura, eh? Ehi! Occhio! Mamma mia, occhio! Ma che sei tu? Occhio, grazie mille per la reshab! Ma si è bagato tutto! Mi di... minchia! Dice, occhio, dito se si è abbonato al... con Twitch Prime! Minchia, ragazzi! A posto! Ma è esploso qualcosa? Sì, non so, penso una bomba di benzina. Orca miseria, andiamo a vedere, andiamo a... che fa questo? Che vuole? Niente, vorrei vedere, gli sputo in un occhio. Ehi, ma dove andiamo? Qua sopra c'è la bomba di benzina. Sì, poi devo andare in ospedale io, eh. Fermo, quello lì è il procuratore, seguilo! Seguilo! Quale? Quella macchina, quel SUV grigio, Mercedes, ecco, vedi che fa il giro, seguilo. Piano, non farti sgamare, vai. Quel bastardo maledetto. Ora lo prendiamo. Dove cazzo va? Ma... guarda che quello guida... cioè, non pone il cazzo a noi, però quello guida... quello non è, sì. Porca miseria. Quello là è un pilota maledetto. Quello lì mi ha fatto fallire una rapina perché guidava, andava prostitute a Sandy. Me lo son beccato, ho fatto una manovra un po' brutta e ho fatto un volo. È scappato via il maledetto. Vado, io dico, ma che cazzo va a correre? Ma c'ha le luci all'auto. Eccole là in fondo, vai qua a sinistra. Ciao, tu hai il buonasera. Sì, sinistra. Era di qua lui. Ma sembra a me o lag? Di connessione, bro.
E vabbè, vabbè, lo ribeccherò in futuro, non ti preoccupare. Andiamo in ospedale che... Che porca miseria, ho fatto una strisciata di culo durante la fuga. Comunque, quei bastardi poliziotti, ci hanno dato l'auto col buco davanti, eh? Ah, baby. Ciao, basta. Biondo! Mi fai la fattura? No, gratis facciamo. Gratis? Va bene. Mi ha fatto due cose e sono andati bene con te, quindi... Mi dai il tuo numero così me lo segno? Quando vuoi, allora 866 Dino 1361. Perfetto, ci sentiamo allora, Carmine. Poi se hai da fare qualcosina, dimmelo che mi unisco. Ti sto pianificando qualcosa. Bravo. Vado, poi ti spiego dopo. Perfetto, va bene, dai, ci vediamo. Ciao, ciao. Salve, buonasera. Salve, buonasera a lei. Buonasera, buonasera, guardi, io buonasera. Le dovrei dire un... Cioè, io ho un problema dietro. Sì, dietro? Eh sì. Ho dato... Mi sono grattugiato il culo sull'asfalto. Ah, molto bene. Proprio una grattugiata della Madonna. Proprio mi, neanche il parmigiano così grattugiato, io lo dico. Ok, andiamo a dare una medicata allora. E mi sembra di avere una forma di parmigiano al posto del culo. Porca miseria. Chi è Lullo? E non so chi sia. Di qua? Sì, qui, prego. Allora, si tolga i pantaloni e mi faccio dare un'occhiata. Eh no, deve tagliare anche il cappotto, signore. Porca miseria, vuoi? Porca miseria, ma come ho fatto a ridursi qui in questo stato? Che mi ho affittato un'auto, no? E solo che aveva un buco davanti e alla prima inchiodata sono volato fuori. E proprio mi sembrava di essere su un'auto, però invisibile, ho fatto un volo. Capisco, una capisco. Grattugiata di culo. Auto con i buchi. Che dolore alle dita però che ho avuto. Aia. Queste auto. Molte equivoche, sì. Tutte fatte col culo. Ma chissà perché, Niespi. Quanto cielo. Non si muova, sia fermo. Sto fermo. Non sì. Si agiti. Sto fermo io. Più fermo, più fermo. E ci provo. Resista, faccio presto. Ci sono dei pezzi di asfalto conficcati fra le datiche. Porca miseria. Oh, piano, che non è infine il dito, ehi? No, non è il dito. Non ho mica richiesto la prostata io, Tenga duro. Tengo duro. Dunque, ci faccio. Ma che... E ho tenuto duro, tenuto. Trattenga non ce la faccio. No. Duro faccio così. Ma signore, succede. Ma santo cielo, diamine. Ciao, Fra. Su, cerco di fare in presto. Faccia in freddo, non ci tengo più. Faccia in fretta. Faccia in fretta. Finito. Ha finito? Basta. Mi posso tirare su? Sì, si tiri su, mi ha fatto un casino qui addosso. Ecco qui. Guardi, mi posso rivestire? Sì, e io però mi devo cambiare. Io mi rivesto, lei si cambia. Ah, santa pazienza. Eccoci qui. Per fortuna ero senza pantaloni, se no vogliate cambiare i pantaloni. Sì. Li bruciavo proprio. Sì, bisognava chiamare la direttizzazione. Voglio dire, mi passa un documento, grazie. Non ce l'ho. Non ce l'ha. Me l'hanno rubato. Se vuole dico nome e cognome, tanto sono venuto qua 20 volte. Peppino Colombo. Ok, Peppino Colombo. Bene, bene, un attimo scrivo fattura. Prego, prego. Ma quanti soldi ho, ragazzi? 135.000. Ehi, ma questi big money.
Prego una firmetta qui, dove sto indicando con la matita, ecco qua. perfetto. Siamo a posto? Ottimo, no, l'ha ricevuta, prego. Ah, grazie. Prego. Ora è libero, prego, mi segua. Oh, sono libero. Infatti, oh, che bel sollievo adesso il mio culo. Sente più fresco? Orca miseria, mi sembra di essere di avere il Ottimo. culo sull'Everest, mi sembra. Ottimo, ottimo. Mi raccomando, adesso quando si mette Infatti, seduto, penso un po' cerchi che... di fare attenzione, E eh? Mi certo, sì. raccomando. Certo. Ok, va benissimo, Ma quanta arrivederci. gnocchi in ospedale, porca miseria. Calla. Calla, ha detto calla. Quanta gente in ospedale che lavora adesso, ragazzi? Ma ce n'è tantissima. Miseria. Ma eravamo in quattro noi. Con la Liberty. Andiamo. Ma andiamo dove? Che non c'ho la macchina, non c'ho niente. La compro adesso. La posso comprare adesso, dite? Ah, me li spendo tutti adesso, morco, quindi non mi interessa. Sì. Sarebbe ora. Giusto, Matteo. Io non so che auto prendere, non lo so ancora, ve lo dico. Perché... Oi, se vogliamo aspettare un po'... Potremmo pre... Le tre ruote. Ah, no, e non so quanto va quella. Va tanto. Golf, no, per piacere. Ho già preso Winx. Ma non costa... ma non andrà niente, Sol. Che cosa lo prendo a fare? Ora, in teoria, la sedia a rotelle è un item. Come lo prendo? Questi qui hanno i soldoni, vera roba. Hanno i soldoni, prendono il BMW giallo. Giallo canarino. Ecco, tipo qui, no? Io che cazzo tiro su? Niente. Non prendo su nessuna macchina. Anzi, vogliamo provare delle super che costano più o meno la cifra che ho? Infatti la voglio provare, dai, la proviamo anche la... Oh no. C'è Patrick? Dimmi di sì. Dai, per piacere. C'è Patrick? È Patrick? Sembra di sì. Uè! Serpino, Come va? buonasera. Tutto bene? Ah, ma che c'è anche qua? Tutto bene, Tutto bene? Tutto a posto? Bene, abbastanza, dai, non posso lamentarmi. sì, tutto a posto. Ascolta, Patrick, che me lo dai un passaggio? Ti Certo, pago, ti dove? pago. Sì, È ma al dove? concessionario. Concessionario, va Anzi, è bene. aperto secondo te? Oddio, non mi Ciao, pare di aver zio. visto annunci. Vabbè, al Abbiamo massimo ti amo, portato. vabbè. Vabbè, andiamo al concessionario. Dai, andiamo al concessionario. Cosa compra il signor Pepino? Mo vediamo. Oh, vabbè, sto dietro. E voglio prendermi una bella macchinina. Ah, che non la corra Bene. massa, però, Come? Che non la corra massa, che dopo con l'età. Cosa massa? Dove ma? Che cazzo? Come cazzo parla voi Ma due? credo sia Ho capito che è Veneto, però almeno qualche lingua come Veneto. parlare. È Veneto lui, sì. Ah, ecco perché mi pareva che fosse una cosa Mi conosciuta. Ho vede. qualche amico che abita in quella regione là. Ho Ah, ho capito. capito, Ma non si magari è. capisce un cazzo quando parla. Ma massa carra? Cos'è carra? Massa di car massa carrara? Bah, guardi, non glielo so proprio dire perché Oh, ci sono delle auto quando qua. parlano in quella regione là non si capisce mai niente. Mai un cazzo proprio. Ma proprio zero. Ma, Porca signore, puttana, che botte. no? Che è questo? Sai, non lo so. Eccoci qua. Olè, quant'è, Patrick? Ce l'ha in contanti? Sono 100. Vabbè, no, fai una fatturina di 400, dai. Va bene. E morgue, state impestando tutto. Una firmetta solita. Perfetto. Sì. Ecco qua. Grazie, Patrick. Ci vediamo in giro.
Va bene, se prendi la macchina in caso passa in centrale che ce la fai certo, vedere, no? Certo che facciamo i garelli. Ciao Patrick. Va bene, ciao Pippino. E questa che moto è, ragazzi? E questa qui? È da prendere subito. È da prendere ora? Proprio comprare in questo preciso istante? E quanta gente che c'è. È Pino Panaro. Ah no, scusa. È molto da Peppino. Ah, quella là che costa di più comunque. Come? Mo guardo. Ciao Ultei, buonasera. Beh, faccio una prova. È una buona macchina. Allora. Signore, intanto voi vi posso essere d'aiuto? E io, sì, io sto guardando dopo. Qua un po' tutto, faccio allora, un po' di... Certo, se ha bisogno mi dica. Grazie. Grazie, grazie. Tempo che divisiono un attimo una cosa. Sì, 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 guardate pure, se avete domande sono qui. Sì. Sì, se ne va. Vediamo. Non ti piace? No. Ma costano tutte poco, non c'è qualcosa... Vediamo questa lì. Come poco? Da 100. La tempesta, oh! La tempesta, ma è a due coglioni così. La vacca no. Però la vacca. Che voglia di vacca che c'ho, ragazzi. Cioè, vacca la macchina. La cita. L'Infernus Classic. Ehi, ehi. Ma le posso comprare queste? Io spero di sì. Però forse no. Ma guardi, le faccio un esempio. Se prende il Speedo Custom. Beh, signorine. 55.000. C'è una Peppino, ciao. Buonasera. Ma sai per caso se sono in vendita anche le Super? No, mi ha detto le Super solo in asta. Ma porca puttana. E vabbè. Quindi si regoli un po'. Sì, ma anche qual è quella che cerchiamo noi? La tre ruote, che non lo so. La tassa sui 10%. Raptor? Allora. La Raptor? mio Dio. No, la Sindur. Ah, non l'ho messo, ok. Mio Dio. Che orrore. Non va un cazzo. Cioè, va. Però... non va troppo. Ma che bella questa, scusami. È veramente una roba oscena. Vai 140. Poi non curva niente, non curva. È piena di... giusto. Se mi sparano, Matteo, è un problema. No, questa no. Il casco. Peppino col casco. Allora, ma tipo la moto che costa di più, qual è? 23 la Vindicator, 30? Ah, è questa qui sicuro. Ma il Submersedia non si può, Pontifex, perché le auto estere le puoi prendere soltanto o all'asta, oppure se fai delle donazioni, puoi prendere al prezzo di base, subito. Una, solo. No, di moto no. Andiamo di auto. Auto, mi sa che andiamo di sport. Allora, che la Bat normale sarebbe 23.000 più 2.300 di tasse. Tipo quella che costa di più. 25.200 allora. 90. Esatto. 125 la Grotti Italy, però è troppo mainstream la Grotti Italy. L'altro è... La Chameleon. 2.300, la Obey, no. Questi qua mi servono in contanti. Il resto... 51, la Schlagen che ricordi. Però anche questa non mi convince. Questa potrebbe essere una bella macchina da prendere, eh? Grotti Italy RSX. Qual è questa? Che non lo so. Dinka Sugoi. I Morgan. Io mi sa che potrei provare questa. La Grotti Italy RSX. Che in teoria ci siamo dentro, eh. Vediamo com'è. Ma perché il casco? Babba via. Va veloce, eh. Però ora. Non mi fa impazzire proprio per niente.
non è bellissima proprio. Non è questa gran bellezza. Ma neanche. È veramente una. Va a palla. Cioè, se uso questa, la polizia mi vede col binocolo. Forse. Però. Non lo so. Ma poi anche se fosse giusta, è veramente non mi piace proprio di estetica. Sono le auto nuove, sono troppo giocattolo, non so perché. Quello che sta tutto elegante, Jackson? Che cazzo è questo? Reale. Che paura! Mio, un vecchio vero! Ma quello è un vecchio vero! E quanta gente c'è qua? Ma quello schifo di auto che è lì fuori. Ma scusami! Oh no! Ma... No... Allora, mi dica un po'. Quanto cazzo va? La preferisce la Bati? Quanto cazzo va? Mi piace. Non mi interessa. Io vado a prendere la minchia di Sender Hotel. Mi dice il suo codice fiscale? Compro la carrozzina. 6-8. Ti lascio qua. Poi è vero, Va bene, va bene, non ti preoccupare. Tanto il catalogo è sempre lì. Ciao. Ok, a posto. 6-8. Allora, io volevo provare questa. Che questa qui è bella, perché... Ciao Nick, buonasera. È questa, ragazzi. È quella di Tonino, dello scorso Y. Però non so quanto va. Vorrei vedere quanto va al massimo. No, non mi piace neanche più così tanto. Pensavo molto meglio. La versione fuori strada della carrozzina. Guarda, quasi quasi. Vabbè, in teoria il certificato io lo posso anche comprare, no? Cioè, non è che sono incorruttibili i medici, giusto? Mica sono incorruttibili. O no? O sì? Non mi sembra. Tipo la berlina che costa di più qual è? Che sono molto curioso. La Anus? Solo questa. Ma questa che costerà... Tanto perché? Non lo so. Ah, non la voglio questa qui. Può essere Pontifex, può essere. Faccio finta di essermi spaccato tutto. La Winnie compatte. Qual è? Compatte? La Winnie. Qual è? Come è scritto? Questa qui? Easy Classic. Ma no, l'ho già? Ce l'ho già, Maggi. Ce l'ho già. Ah no, no, ok. Ciao, Stefano. È nuova? Weevil? Questa qui? O non vedo un cazzo? Questa qui? Ah, ok. Vediamo la BF... Se allora... È il maggiolone? Ma va? No, non penso. C'è compatta... Oh mio Dio! Ma io c'ho 135.000 dollari. Come in, no, come in penna, Maggi? Cosa vuol dire in penna? Ma in penna veramente? Questa qui si può comprare. Si può comprare con i soldi proprio che teniamo di scorta. Questa qui si prende, si modifica a bestia e poi facciamo così in giro. Vado davanti alla polizia così. Cioè, faremo dei salti. Questa qui la teniamo come buona. Però... Voglio una macchina da sborone. Ciao Snoopy. Non ora. Adesso voglio Oh no, è anche qui. È anche qui. Eh no, Macchiru. Buonasera. Ma te sei ovunque. Ma ti fai i cazzi tuoi. Ma che senta, non la voglio neanche sentire. Guarda te, oh. Ma mi stai pedinando. Sì, sì. Che figata. Io guarda, me ne vado. Meno male, arrivederci. Dimmi che sei la merda. Dimmi che ha perso la macchina. Mi infilo dentro. Dimmi che ha perso la macchina, per piacere. No, porca miseria. E
Non è andata bene? È peccato. Scusate, posso farvi una domanda? Sì. Avete per caso... Grimaldelli non ne ho. Grimaldelo? No. No, perché volevo fare uno scherzo al procuratore. Mi volevo infilare dietro nella sua macchina e fargli un tipo bubu settete, così. No, guardi, purtroppo non ne ho. Aspetta, forse c'ho in macchina? Ehi, facciamo uno scherzone. Epico, finito male. Ti prego. Ivan. C'ho una fascetta. Ma porca miseria, che sfiga. Vabbè, grazie comunque. Che palle. Tipo dica sono con la Liberty, sì. Ma tanto non posso. Ma guarda, te è l'unica volta in cui non compro le cose. Automobili. Guarda, io la voglio prendere. Una bella sport. Però non so quale. La comoda? Comoda? Questa. Non l'ho mai provata, forse? Vediamo com'è. Ah, è quella di prima che pensavo fosse una BMW. Che poi è la coppia della Giulia? No, io non ne so un cazzo di auto, ragazzi. È in quattro posti questa, però... Ehi, mica male. Della Giulia, ok. Come fa ste curve? Frena un po'. Beh, qui non si può neanche provare troppo perché non è... Ciao, Lagno, tutto bene? Te? Come va? Tutto a posto? Non è neanche l'asfalto vero. È legno. Questo. Però si potrebbe prendere. Non costa neanche tanto, eh. Vediamo quanto fa di massimo. Poi vediamo la 8F Drafter. Vediamo. Solk, lo chiedo al procuratore. Lo chiedo al procuratore? Oh mio Dio! Che paura! Che cazzo è successo? No, se ne va! Ehi, fermati! No, è chiuso! Ma porca miseria! Che palle! È chiuso, niente. Sai che chiamo la polizia? Chiedo questa cosa. Non è un'emergenza, chiamo l'LSPD. Mi risponderà. Ma secondo me poco. Ormai arriva a 200 Pontifex. Come zero? Zero cosa? Ma di cosa zero? Non mi risponde nessuno? Ah, niente, perfetto. Vediamo questa qui, la 8. Sarà qua. La troverò easy, spero. Ehi, fammela trovare, la 8F Drafter. E questa qui. Cioè, meno costano, meglio sono. E miseria. Che accelerazione questa. Le muscle sono solo a paletto, vero? Accelerazione da paura, sì. È solo che non le vedo per Peppino questo, non so perché. È troppo da... Ma no! Vabbè, risponderò qui. Ah, però rispondetemi, scusami. Sì? Stiamo per chiudere qua. Ma porca miseria. Una cosa veloce. Lei, no? Sì. Una bella sportiva per sfrecciare alla massima velocità. Quale mi consiglia? La Grotti GTO. Quella è quella che le consiglio di più. Assolutamente. Una delle più prestanti. Allora dai, ci penso. Ma non è che mi hai dato un passaggio da qualche parte? Dove devi andare? Noi stiamo andando alla conferenza stampa. E dov'è? Se lei... È del comune, più o meno dello Santos Carston. No, perché io dovrei andare. Uè! E che mi vuoi mettere sotto? Toccato? Non so se. Dove deve andare? Al discount. Il discount è la parte opposta, quindi l'aiuto che potete andare è un po' poco. Vabbè, dai, mandalo su, dai, viene.
Dai, vabbè. Posso dire grazie. E che bei interni questa auto qui. Bella, ti piace? Sì. È come quella del procuratore, orca miseria. Che e vai, sì. E l'angolo è fatto. Vai, vai, Vasile, che pieno di... Ciao, ci stiamo materia. Affidando ben ai federali, non è che... Ma questa conferenza stampa è... perché cos'è? I nuovi sindaco. Candidati sindaci. Ah, porca che palle. Ciao Felix, buonasera, tutto bene, te? Come la va? Ma quando va? Ma questa auto qui sfregia da mamma mia. Sì, ieri è arrivato 2.30. Come 2.30? Sì, non ha modifiche. Ma comunque... Ma che ci ha messo? Sì. Un motore particolare? Non so, è Mercedes che fa un motore mia. Bello. Vabbè, grazie. Allora potevo darmi 30 passaggi, ma palla. Grazie mille. Ciao. Arrivederci. Ma è mondata. Pizza Harry, anche io ho mangiato la pizza stasera. Come la mangiate voi la pizza? Ditemelo, sono curioso. Voglio vedere se troviamo quello che la mangia con i capperi, le acciughe, la rucola e il gran cazzo. Proprio come le persone vere. Oh no. Oh, che fa? Salve. Che mi sta? Mi vuole vedere il codice? Sì? Mi vuole vedere il codice segreto? Perché? E chi è lì dietro che mi guarda? Uè. E stavo aspettando il mio turno, signore. La posso aiutare ad attraversare, se vuole. Ma io so attraversare, mica sono scemo. Non lo so, di solito... Ma guarda te, attraversare che cosa? Poi siamo nel centro commerciale, cosa devo attraversare? Salve. Salve. Magari deve andare dall'altra parte della strada. Qualche problema? Ma no, ma mi vuole fare attraversare, ma io non devo andare da nessuna parte. Oh, io chiedevo perché l'altro giorno ho aiutato ad attraversare un signore. Ma mica ero io. Ma andare a vedere i cantieri. Ma i cantieri mi guarderò pure per i cazzi miei, guarda te. Ha visto quello sulla 13ª, che spettacolo? Quella gru è enorme. Non l'ho vista. Faccio un giro. Dov'è? Praticamente... di fronte al concessionario, il PDM, sì. Hanno sempre avuto delle gruette da niente. Oh, ne hanno montata una negli ultimi, non so, 10 giorni. Io non lo so, è veramente gigante. Dovresti Porca vedere i carichi che solleva. Penso che siano addirittura riusciti a spostare un camion che si era impantanato al centro del cantiere. Che era carico di ghiaia, ma fino in cima, cioè proprio carico. Fino all'orlo? Fino all'orlo. L'hanno sollevato e trascinato fuori dal pantano. Vabbè, ma sono bravi a lavorare lì, cioè hanno del metodo. Ma allora, io non me ne intendo, ma se fossi io farei diversamente. Ah, ecco, vedi, allora hanno il cazzo grande, ma non lo sanno usare, vedi te. Ecco, sì, qualcosa di questo genere. Ho capito. Proprio come la maggior parte delle persone. Vabbè, grazie, dopo ci passo. Di lei, nulla, di attraversi nulla. Sta gran cippa di minchia. Gentile. Salve. E quanto cinese. Quanti cinesi in giro, aiuto. A posto. A faccia di manga. Ok, il cibo l'abbiamo, le... Che paura. Salve. Non ho visto le pizze, stavo parlando, fermi. Allora, salamino. Solo il salamino, solo il salame, magiste. Morco, io non lo so, avanti di salame. Paperina come i bimbi, con l'ananas, Wings per... Vabbè, no, potrei provarla, quella lì. Mi attira l'ananas, devo dire la verità. Tonno e cipolla di Tropea, auguri per l'alito. Come, Michela? Quale? Mica come. Ho detto come la mangiate, ma intendevo come di gusti. Per me con il piccante aggiunto, però comunque non sento il piccante. Come, Solk? Perché no? Ehi, ehi, non mica voglio attraversare io, salame e patatine, quando sono mangiato pure il brie. Rucola, pomodorini, grana crudo tutto in cottura. Mugi, sei veramente un altolocato. Io non ho.
base bianca, funghi, aglio e prezzemolo. Ma se due che sono, sono due ragazzi. Sì, l'ho fatto. Infatti stavo per dirgli, uè, ma ci rivediamo nella conferenza. Guarda che si ferma, mi chiede se vuole un passaggio. Lo sapevo! Lo sa- no! Non ho bisogno di passaggi! Hai capito? No! Vai via! Ehi, volevo... Guarda te, prima attraverso... So camminare? Vedi? Ho capito, cammino. Però magari volevo essere gentile! Ma gentile, gentile! Ma voi con sto catorcio di macchina, gentile! Prendoti con una Maserati, che ne so! Maserati? Che cos'è una Maserati? Ma vaffanculo! Vuol dire vaffanculo? La fase è... pancetta, cipolle, salamina e fagioli. Ma be... pure i fagioli? Ma no, ma a Peppino non interessa questo. Che fa? Ancora? Ma questo è male, ma questo è scema! Ma come cazzo guida? Ma come cazzo guidi? Come che c'è un camion? Com'è che muore anche la polizia? Io non ho fatto niente! Io non ho fatto niente, eh! Sei schedata da sola! Lo giuro! Pelato, non ho fatto niente! Questa non sa, non guardava avanti, questa è da multa, eh! Guarda, guarda, guarda il camion! Ora saliamo con il camion! Ma poi ancora che cazzo di scarpe che c'è? Ma... tutto bene? Lei sta bene? Sì. Ma speriamo di no! Ma no! Zucchine grane spec, tanta roba. Io mangio. Ma la paperina com'è per voi? Io tipo stasera l'ho mangiata patata al forno e wurstels. Spingo per la mula. Hai ragione, devo andare a spingere per la multa. Chi l'ha fatta la multa? Chi l'ha fatta la multa? No, non è che devo come fare non la fa... multa. Ma ha spaccato un camion intero e non gli fa la multa? Magari ha per sbaglio premuto l'acceleratore. Va bene, è... allora cioè, io per sbaglio adesso mi ammazzo qualcuno. No, l'ho fatto per sbaglio. Vabbè, è tentato omicidio non premeditato. Omicidio non premeditato, guarda te. Cioè, pur sempre, dico... Oh, magari condanniamo il camion la signorina è mio, solo perché... Io che? Io denuncio. Allora lo apra. Forza. Va bene. No, no. Bella però. No, bella il cazzo. C'era una macchia bianca, cos'è? Bianca. E yogurt? Rosso, sarà il frullato che mi hanno dato in che mi hanno dato. Ma che lo sveso, così dentro la macchina. Ne so io, questa macchina è tutta strana, signore. Volevo entrare qui dentro. Porca puttana. Shh. È mio. Visto, sono entrato. Quindi lo sa anche accendere? Ma c'è, se scusi, se l'ho aperto lo saprò. Certo. Vabbè, vediamo. Vediamo. Arrivo, mi e devo cercare. Male corretto. Devo... No, no, ma è fatta apposta. Devo cercare le chiavi. Arrivo, eh. Ah, certo. Quale chiavi? Sì. Ecco qui. Ok. Dove tu cazzo? Ragione, dove cazzo sono le chiavi? Porca miseria, qua non ci sono. Ma porca puttana. Ah, eccole qui. Ecco. Visto? È mio. Patente, è mio. La patente della macchina ci vuole uno diverso per un no, ci vuole la patente proprio per i mezzi io ce l'ho. Cingolati in questo. Davvero? È certo che ce l'ho. E ce l'ha? Certo. Me la faccio vedere. No. No. Adesso me la fa vedere invece. No, perché? Perché io lo sto chiedendo come. Ma io sono a piedi. No, lei prima era su mezzo. Prima, ora sono venga a piedi. Venga qui. Dove? Faccia il simpatico. Io sono a piedi, lei mi sta molestando. Se ne vada.
Se ne vada via, non mi tocchi. Non c'entra niente, cioè alla fine è vero. Lui non mi tocchi. Sì, ma prima lo era. No, era per far vedere che era il suo, però non lo è più. Faccio una cosa, mi dia un documento. Non ce l'ho. Ah, non ha un documento. Sto prelevando, mi vuole anche lei rubare il codice? No, non le voglio. Mi vuole cernire il codice segreto? No, con quell'occhio da triglia lì? No, gli occhi da cernia, non voglio cernire niente. No, da triglia. La cernia è ancora meglio, la triglia è proprio il peggiore dei peggiori. Io non sto guardando. Anche se un po' somiglia a una capasante. Vabbè, devo scappare. Una bella perla, vero? Esatto. Visto, signorina, è mio il camion. Visto? E io gliel'ho detto al signore che era suo. Vabbè, arrivederci. Arrivederci, guarda sì, qui. Arrivederci. Non guardi dritto quando guida. Chi è che guardavo lei? Lo so, immagino, guarda Teo. Guardavo lei. Ci credo, con un pezzo di manzo così. Chi vuoi guardare, se non me? Non si apre più. Come mai? Perché è chiusa questa? Guarda, a sto punto vado nel camion. L'ho già aperto. Uè, ma porca miseria, che paura! E la prima l'hai messa? Andare un po' retromarcia. Ma che un po' retromarcia? Dai, passa veloce. Ma non voglio entrare qui dentro. Andiamo! No, che fa, signorina? Olè. Non l'ho presa, l'hanno chiuso. Hanno chiuso, un po' sì, un po' secco, questo manzo. Usiamo questa per oggi, che vi devo dire? E l'hanno chiuso comunque i miei concessionari, quindi prossima volta. Tanto la decidiamo. Io per fare ste scelte ho una voglia di merda, veramente. Ma Peppino è superiore, cerca altro. Mica cerca l'amore, cerca il sesso. Cerca l'amore intellettuale. Ma non lo trova da nessuno. Dove cazzo era sta conferenza? Non era qui? Dov'è la conferenza? È qua su? Tipo qui? Ciao Janas. Sono contento, dai. Guarda te, oh. Ma contro il camion va. Non cerco l'amore, cerco i soldi, giusto. Al municipio. E dov'è il municipio? Che ne so io. Sarà di qua? Perché se è quel robone là in alto non ce l'ho mica. Che frontale che stavo per... Minchia, lì sai che bello. Gli faccio fare un volo di 20 km. È così all'avanguardia, Solk, secondo te? Tipo se cerco prostituta esce una prostituta. Sai che bello? Proprio nella vita questa cosa qui. Tu cerchi... Mamma mia! Capra! Oh no. Ah ok, non mi ha sentito. Sì, Solk, che bello. Mi sa che sono tutti qua, sì. Io taglio un pochino, dai, fa niente. Io taglio un po' il parcheggio qui. A posto. No, indietro. Ok. Direi che siamo a posto, amici. Ti è. Ti è. Oh no. Ma chi è quello lì? Il motorino. Ehi, ma fermi. Ma se c'è quello. C'è il procuratore, mi infilo nella macchina. C'è l'auto del procuratore? Ma che è successo?
è quello lì? Ah, ma la signorina è tutta azzurra. E forse deve ancora arrivare. Il bravado, eccolo lì. Una Subaru. Porca la Subaru baracca. Mi faranno entrare, direi, no? E quello lì chi è? Salve, buonasera. Salve. Buonasera. Posso procedere con una perquisizione? Consente una perquisizione fisica? Eh sì, devo dirti no. E tanto se dico di no posso entrare? Beh. Però, siamo per le formalità. Grazie. Signor Libero. Non si chiede. Salve. Posso procedere con la perquisizione? Lo sa che sì, non può entrare con le munizioni di una pistola. Anche ma la pistola non ce l'ho. Anche se non ha una pistola. E gli faccio magari. Li tiro a mano, li tiro? No, no, no. Però un compagno potrebbe introdurre pezzettini di pistola pian piano all'interno. Ma se becchi i pezzettini di pistola li togli. Magari... Ma quando che è entrato, eh? Oi. Oh, becca. No, è il gira da prima qua. Comunque no, no, no. Non può introdurre le munizioni di pistola. E allora me ne vado. No, no, no. Venga qua, venga qua. Le posso tenere io, gliele posso no, sì, già che mi avete preso. 3 radio, 20 grimaldelli, ogni volta. Perfetto, allora, meglio per me, meno lavoro. Prego. E appunto, vada con... Oh no, oh no! Scusi. Cosa ha detto? Cos'è? No, ho sentito un oltraggio al pubblico ufficiale. Chi è il pubblico? Sei da soli? Io. Lei? Allora, vado a mettere via, esatto, sì. Pubblico vado. Ufficiale sarebbe un sinonimo... Cosa si guarda quelli lì? E dire a gente. Comunque, se si vuole muovere, vado a mettere via. Mi scusi, non faccia queste cose. Ma mi guardano così, ma cosa voglio? Ma staranno guardando gli uccelli, ma chi ma la guarda? Ma che, ma gli uccelli? Ma chi la guarda? Ma chi la guarda? Guarda, guarda quello lì che mi guarda. Pezzo di merda! Evitare di fare queste cose. Oh, ma perculano, eh? Quelli lì perculano. Sì, ha ragione anche lei. Che bagaglia! Ma che è lo stronzo, Tutto bene? È tutto bene, sì! Porca puttana! Prossima volta prima di affanculo. Eh? Vedrai che editano lei più per farlo. Non ho capito, non ho! Ma che cazzo voleva? Come? No! Fanculo! Fanculo! Allora, sì? Le do 10 secondi per allontanarsi. Va bene, vado io. Perfetto. E se mi infilo di là? Se le vedo tirare fuori il ditino. No, no, chi tira fuori il ditino? Nessuno. Ok, perfetto. Prego. Questa è stata una violenza ad un anziano? Ma questo chi cazzo è? Oh, ma hai rotto i coglioni di girare? Ecco, vai di là, vai. Cacca sotto. Non c'ho l'auto, dove li metto io? Salve. Ma tutti scortesi, guarda te. Tutti antipatici. Ecco. Ora ho capito perché era scortese. Non esiste più. Ma quest'auto qui è bellissima, ragazzi. Come si prende? È bellissima quella. Ma che bella. Cos'è che è l'auto di Peppino, eh? Io chiedo al proprietario se posso comprargliela. Ma che bell'auto è? Ma è vera? Cioè, è vera e esiste nella vita reale. Eagle, non penso. Ma secondo me è una sportiva classica. Ma tipo, se io entro di lato, esiste una porta di lato, no? In teoria. Dovrebbe esistere di lato. Mi segue. Ma tipo quell'auto lì per Peppino? Ragazzi, è lì la macchina. Posso entrare?
È ancora lì. Vieni, vecchio, vieni, che ti sta con quella dita, dai. No, non può venire. Che due coglioni. Guarda te, che due palle. Allora ci sta provando. Cosa? Ci sta provando. Ah, ok, lei non entrerà. Cosa sta provando? Vere cose. Permesso. Signore, le ho detto che non può entrare. Ma non mi controlli. Non da questo lato. Non si può. Deve entrare. No, la parte opposta, dall'altro lato. E mi hanno detto di passare di qua. Come passare di qua? Mi hanno detto. Oh, questo è violenza. Quindi che faccio? Lo faccio passare? Vabbè. Ma no, 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 no. Signore, signore, vada dall'altra parte. Ma che c'è un nostro agente. Nessuno le ha detto di passare per di qua. Ma vada, sì, ma quello parte di prima me l'ha detto. E allora mi sa che ha sbagliato. Mi sa che avrà sbagliato allora. Ma allora informateli. Allora riprendiamo noi, ci sbrighiamo. Pensiamo noi, non si preoccupa. Rottura di cazzo. Io entro nella macchina del procuratore. Non mi interessa. Io ci entro. Eppure di prepotenza. Guarda te, le donne Mario. Che vuole quello? Lei ho paura. Ora ho paura. Vabbè. Ce la farò entrare? No, mi sta seguendo con lo sguardo. Questa è una cosa brutta, amici. Oh, io quasi quasi faccio così, eh. Potrei veramente fare così. È solo che non so quanto ci mette. Vedi che c'è lui che mi guarda. Che rottura di coglioni. Fammi entrare su. Allora, potrei fare una cosa. Potrei fare una cosa. Non adesso. Ho errato. Però è aperta. Non ho fatto niente, ho sbagliato, dai, non venire qui. Ho sbagliato, dai, no, non volevo. Per piacere, dai, non volevo entrare lì. Dai, non volevo. Dai, vai via. Per piacere. Oh, ma non volevo entrare qui, quanti arrivano? Chi è questo? Chi è Lafayette? Ma che vogliono da me, scusami. Per caso è il suo veicolo questo? No. Ok. Volevo vederlo perché ne vedo, ne ho visti due o tre in giro e vanno veramente veloci. Volevo vedere che auto era. Ho capito. Perché è veramente bella. Va bene. Ciao Genji, buonasera. Mi ha detto che è aperta, porca miseria. Dai, ma dai, lo aspettano per chiuderla. Che due coglioni. Guarda te, guarda te. Nella vita. Tanto muore il procuratore, lo so già. Arriva il procuratore, mi chiude la portiera e mi vede, mi dice Peppino, è ancora qui. Ma c'era lui in mezzo, c'era lui. Dai, vai via. Per piacere. Vattene via. E dai. Vai via. Vai via, dai. E dai. No, la porta via. Dove la porta? Dov'è? Dov'è? Dove la mette? Ma che la mette lì? Oh. Però è ancora chiusa, è ancora aperta, eh? Appena rientra io entro. È occupato. Mi infilo dentro. Ma mannaggia no! Cazzo, giù! Stai giù, cretino! No, dai, per piacere! No. Che due palle! Dimmi che non mi ha visto, per piacere, dimmelo! Ti prego! Mi vedono sicuro.
Oh no, arriva qui. Non so io che... Prendo una pistola. Lo so che prenderà una pistola, io lo so. Oh, mi spara nel culo. Oh no. Allora, da sto lato qui non si vede. Cioè, se uno entra di qua, se mi vede di qua, non si vede. Mi scusi? Shh. Ma? Tutti zitti, Non... Facciamo i peti. Ma no. C'è qualcuno o mi sbaglio? Ma... assistente capo. E no, e dai! Sì, più che altro avrei bisogno di un agente sul retro, sempre dalla macchina del procuratore. Di qua non si vede. Tutti zitti. Oh no. Pare? Sì, lo vede? Pare? Fammi da niente. Pare scena dal mezzo. Signore? 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 Mazza, oh. È aperto qua? Sì, è quello del procuratore, l'ho già chiamato. Signore? Non può uscire al momento. Signore, si sve... Signore? Mi sente? Signore? Che c'è, oh? Tutto bene? Cosa qualcosa? Che ci faceva dentro al veicolo? Che veicolo? Questo qui? Ma stavo riposando. Fai un annuncio che non possono atterrare. Sai che non può entrare in un veicolo che non è suo senza l'autorizzazione? Mi ha dato l'autorizzazione il procuratore. Sì. Mi ha detto, ascolta, se vedi la mia auto, io non ho una casa, ho una bassa disponibilità economica, sono senza lavoro, senza pensione, quindi mi ha detto, ascolta, Peppino, quando vedi la mia auto, se la lascio aperta, se vuoi farci due sonnecchini, fateli. Guardi, non adesso... per dire, ma secondo me non è vera questa cosa. Poi adesso, non posso dormire nell'auto di mio nipote? Se è vero, il procuratore potrà... È certo che è vero. È certo che mio nipote è il procuratore? Figlio di mia... È il figlio di ma mia per figlia. Per caso lei ha dato il consenso a un signor Peppino di dormire nel suo veicolo? Perfetto, grazie. Faccio una telefonata. Signore, prego, venga. No, signore, devo fare va? Una telefonata qui al cabine, signore, che non ho il credito nel telefonino, arrivo. L'arresto per resistenza pubblica ufficiale, si ferma. Come? Non ho capito. Perché mi racconta mi dice delle bugie? Ma per dire stronzate. Ho sentito, Anche quello. No, non si dice, è una parolaccia. Ma io l'ho detto, mi ha detto nonno. Puoi dormire nella mia macchina. E allora forse si vergogna di me. Si vergogna di suo nonno. Va bene. E allora me ne vado. Non lo desidererei. Allora, facciamo una cosa. Per questa volta la lascio andare eccolo via lì, non la pesta. Non le faccio nulla. Stronzo rolla. Di mio nipote. No, che... Ma come stronzo? Mi scusi. No, beh, il secondo nome. Nipotino ecco mio. Signore. Come no. Vieni qui, fatti abbracciare. Non mi tocchi, si allontani. Ma fa sempre così lo scherzo dello sconosciuto. Allontani. Vieni qui, nipotino. Si allontani, fermi. Ma allora, Jonathan, vieni qui. Cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere un documento di titolo. E non me l'hanno rubato. Come gliel'hanno rubato? Signore, va bene. Allora, aspetti un attimo. Lo conosciamo benissimo. Sì, però non ha un documento. Peppino Colombo, sì.
Infatti lui si chiama Jonathan Stronzo Colombo. Ma stronzo intanto... No, è un nome. E se è il tuo secondo nome... Come riceve? Se lei chiama suo figlio stronzo... Bisogna di una pattuglia dietro al municipio. Mia figlia ha chiamato te stronzo, non so cosa dire. Se tu hai venito vabbè, sarà una cosa di famiglia. Eh sì. Già. Vabbè, e posso andare? Direi di no. Come no? Jonathan. No, riprovi. Geremia. Allora, Adam 2, venite qua al tribunale. Sì, al tribunale. Giacomo. No, dico, quasi. Poi dico quasi? Adam 2, venite al tribunale. Ah, sì, al municipio, mettetevi in tacco 1. Adam 1, venite no. Qua e che vi devo consegnare un Giacomino? Soggetto. Cos'è che deve consegnare lei? Adesso arriva una pattuglia, la porti in centrale per identificarsi. No, dai, ma mi conosce il procuratore, sono io, no, in centrale no, per piacere. Intanto già lei sì, era seduto sì, sul veicolo. Portalo in centrale. Si alzi in piedi, non gli ho detto di abbassarsi mica, si alzi in piedi. Per favore, no, in centrale in no. Mi uccida adesso, ma in centrale no. Vuole che vengo con lei, visto che siamo no. Amici, no? No, siamo parenti. Siamo parenti, dietro, guardi, dietro. Non c'è proprio pericolo. No, di dai, in centrale parenti. No, per piacere, allora, me ne vado via. Signore, le pronuncio che momentaneamente lei è in stato di fermo. No, dai, per e adesso piacere. Seguirà... Ma per una roba così? Miei agenti... Ma cosa sì. Ho fatto? Mica l'ho rubata la macchina. Allora, ragazzi, il signore qua è salito sul mezzo del procuratore come passeggero, ci stava dormendo sopra. Tralasciando okay. Questo non hai documenti, quindi fate un'identificazione tramite impronta digitale, anche se comunque il soggetto si è già sì, preso sì. Riconoscibile, in tal caso procedete da codice penale. Mancanza di documenti. Ma allora. Cos'è, mi devo fare anche la multa? Questa è a discrezione degli agenti. Prendetelo e portate, è in stato di fermo momentaneamente. E no, allora mettete le manette. Io comunque non l'avevo parcheggiata lì, ma lì quindi non lì non l'ho spostata io. È stato quello con la camicia bianca, l'ha spostata lui. Ok, ok, può essere. No, no, è vero. Signor Peppino, vada con no, dai, gli piacere. Agenti sì. E dai. Le cose sono due. O va di sua spontanea volontà sì. Oppure dobbiamo mettere sì. Le manette e portarla di no, forza. No, vado di mia spontanea volontà, guardi. Perfetto. Subito, veloce dietro. Agenti, ma volete che vengo anch'io con voi? Oh, sbagliato, adesso arrivo, un attimo. No, come preferisce. Venga, vieni Jonathan, vieni. No, non mi chiamo Jonathan. Jackson. No. Scherzavo, scusate. Giacomo. Adam 2. No. E come ti chiami? Devi dire PM? Venga. Clarence Junior Marshall. Come Clarence? Clarence, sì, perché qual è il problema? No, no, nessuno. No, no. Ah, ecco. Vuole venire con noi, PM? No, no, vabbè, sì, tanto... Clarence. Vabbè, sì. E vabbè, tanto sì, procedete tranquillamente. No, scusi, no. Procedete tranquillamente. Clarence. Perfetto. Se lo dice un'altra volta in quel modo, l'accuso di oltraggio no, pubblico no, ufficiale. No, che no, dice? Ma, no, sì, fatto, sì. No, dice. No, no, non dico niente, sto zitto. Ah, ecco. Va bene, perfetto. Arrivederci. 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 Signor Colombo, ma sempre a lei sì. Dobbiamo beccare, ma è incredibile. Ciao, Metro, buonasera. E funziona fa tutte le combina tutte lei, le ma che combina tutte io? Sì, ma ragazzi, dai. Clarence. Clarence Junior pure. Cazzo, neanche un calciatore si chiama così, eh. Ho capito, signor Colombo, lei si chiama Peppino. Ma cosa Peppino? È un bellissimo nome, molto simpatico, ne vado molto fiero, Magari ma Clarence, che cazzo avanzata, è? Sembra sì, il nome di una mucca, aveva, Clarence. Quando era in giovane età e la chiamavano Peppino... Ero molto contento. Immagino. E perché lei come si chiama? Adele, signor Peppino. Ecco, seppur dimenticato una lettera. Sì. Chiaro. E l'altro come si chiama? Io sono Jack. Jack. Ma lei dovrebbe conoscere di però. Di nome, Hauser è il cognome. Hauser? Sì. L'ha pronunciato anche bene, guarda, mi ha fatto emozionare.
Bene, allora mi lasci andare, così sei emozionato, oh, siamo tutti belli emozionati, andiamo pure. Immagino che la strada la conosca. Hai voglia te, conosco più questa strada qui che le mie palle. Beh, credo che sia una cosa positiva, ecco, però. Non mica... Quindi battuta. Terzo, giusto? Sì, terzo. Sì. Ma quindi che devo fare? Facciamo un'improntina e poi dopo me ne vado. Sì. Poi vediamo. Però è dall'altro lato l'improntina. Tutto però. Sto bordo per un'improntina. Ma quanto è grande sta macchina delle improntine? 10-4. La macchina che fa le improntine, cioè come funziona? Mette il dito e vediamo chi ha. Venga, venga. Ma allora quello lì mi ha fregato, mi voleva disinibire. Non vuol dire mai quello. Eccomi. Mette il ditino lì sopra. Sì. E vediamo subito chi è lei. Vabbè, non che non lo sapessimo già. Sì. Pino Colombo. Potevamo fare un giro dell'isolato e tornare lì, tanto. Disminuzione. Allora, con l'identificazione abbiamo fatto. Ora andiamo un attimo in sala interrogatoria che le dobbiamo fare qualche domanda. Ma porca miseria. Venga, venga. Quale? Questa qui a destra o quella in fondo? No, andiamo in quella in fondo. Vada in fondo. Vabbè, ho capito che chi detta le regole qua tra i due. Bene, bene, sono molto contento. Non ho capito, signor Colombo. No, niente. Vorrebbe dire qualcosa? No, niente, Jack Hauser, niente, si preoccupi. Vorrebbe dire qualcosa? No, no, vabbè, io ho visto tra i due chi è che perfetto. Prende in faccia mano la situazione. Silenzio, io sono, allora. Io parlo, io posso, sono un uomo libero, lo sa? Io posso parlare, oh mamma mia. Posso parlare quanto voglio io, lo sa? Beh, finché non sfocia nell'oltraggio. Non sto sfociando nell'oltraggio. Non sto chiaro, dicendo però, che tra i due in una pattuglia ci dovrà essere qualcuno che comunque comanda un po', decide cosa fare. E qui tra i due non mi capito, sembra lei. Signor Colombo, che dire? Sì? Si giri, la devo perquisire. E mi perquisisca. Ha qualcosa da dichiarare? Oggetti contundenti, taglienti, armi? No, armi nessun oggetto contundente che potrebbe farle del male. Chiaro. Mi spiega come mai ha delle munizioni per la pistola? Mi sembra 9 mm. E perché le spiego? Io vado a caccia di mufloni. Di cosa, scusi? Mufloni. Sarebbero? Cosa sarebbero? Sono i mufloni. Come fate a spiegare cos'è un muflone? È un muflone. Le ha chiesto cos'è un muflone? Sì. Come sì? Ma vedi che non sai neanche cos'è un muflone? Tipo... È tipo una... Come te lo spiego? Stai zitto tu! Oh, che hai detto tu? Oh! Ma guarda te! Come te lo spiego? Il muflone, fai un caprone con le corna ricurve, dai, sì, su! Una capra molto molto grossa con le corna... Ma guarda te! Lei ce l'ha il porto d'armi, signor Peppino? No, perché devo ancora farlo. Ok, quindi lei sta dicendo che andava a caccia di mufloni... No, io ho detto che ci vado, ma non in questo paese. Io in Italia andavo a caccia di mufloni. E ci vado tuttora, perché lì posso cacciare. Sì, sì, sì. Facciamo che mi dà i colpi della pistola. No, visto che no, lei perché? Non ha il porto d'armi. Vabbè, io mica... No, il porto d'armi è per l'arma, comunque, io so le munizioni. Se è comunque nella detenzione, sta detenendo come? Delle cose... Sì, sì. Io voglio un avvocato. Io voglio un ce l'ha il porto d'armi. Io voglio un avvocato. Porto. Come vuole. Guarda Teo. Guarda te, che cosa faccio? Posso fare del male tirando... Ma che è un vigile urbano? Sono l'unico malinte. Guarda te, oh. Non sa cos'è un muflone e mi vuole prendere i colpi della pistola. Non capisco il nesso tra... C'è il nesso, c'è. Mm-hmm.
Chiaro. Vabbè, mi spiega perché è salito sull'auto del procuratore? Ma perché volevo farmi un sonnellino e non potevo infilarmi o nel marciapiede o in un cespuglio. Poi mi devo grattare ovunque un prurito bestiale e non fa bene alla pelle. E lei sale sulle auto delle persone? Ma era aperta, è molto comoda perché ero salito prima su un'altra auto identica e ho detto, boh, vabbè, è aperta, mi farò un sonnecchino di mezz'ora e poi dopo esco e me ne vado. Allora, come mai possiede degli strumenti volti allo scassinamento, diciamo, allo scassinamento? Perché ecco. Io ho la passione per le serrature. Quindi ogni che tanto... Per le serrature delle auto? No, non delle auto, delle porte. Presente che... Ma mi sembra che in edicola vendono, tipo ogni settimana danno un volante, una rivista con una serratura bella fatta. E allora mi diverto a aprire quelle. Chiaro. E mi faccia capire una cosa, i colpi della pistola dove li ha comprati? Me li ha regalati un mio amico. Come si chiama questo suo amico? Come si chiama? Michael. Michael come? Non so il cognome. Lui si fa chiamare Michael. Si fa chiamare Michael il distruttore. Però il cognome non lo so, l'ho conosciuto una settimana fa e... Posso andare? Jack Hauser? Secondo? Prego. Ho detto lo squartatore? No, Jack? No, Michael? Lo sterminatore, non mi ricordo neanche più. La mia serratura in edicola ogni settimana. Il devastatore diceva? No, dicevo niente. Me li ha regalati. Li ha regalati. Va bene. Posso andare adesso? No. Ma come no? Perché? Lei ha detto che l'auto l'ha spostata il tipo con la camicia bianca. Con la camicia bianca, sì, capelli sì, che stanno chiaro. Sì, quello è un agente del FIB. Vabbè, l'ha spostato lui. L'agente del FIB ha detto che non ha spostato proprio nulla. No, questa è una menzogna. Questa è una grandissima cazzata, mi scusi. Io ero lì e l'ho visto. È salito sull'auto, così con la camicia bianca, i capelli ondulati e castagno chiaro. E niente, l'ha spostata dall'altra parte della strada. Oh no, signorina, che fa con quella pistola? Posto. Scusi. Devo saltare un secondo, arrivo subito. Prego. Sì. E niente, l'ha spostata dall'altra parte della strada. Io lo giuro, non lo sembra non strano che una gente del FIB prenda un'auto a caso e la sposti. Ma io non ho fatto perché, niente, lo giuro. Anche perché non penso ci fossero le chiavi nel quadro. Le chiavi e allora come l'ho spostata io? C'era quello lì che era lì vicino. Allora lei non è nuovo a furti d'auto, signor Peppino. Vabbè, ma questa non l'ho rubata. Possiede con sé degli oggetti volti alla scassinatura di suddetti veicoli. Qui nel senso... Allora, lì insieme al tizio, quello lì... Fai dire un po' di dubbi. Con la camicia bianca, c'era un agente con il cappellino, come si chiama? Cappellino tipo da militare e una benda sull'occhio. Sì. E c'era lui che ha guardato tutto. Poi dopo io sentivo farfugliare questo qua con la camicia bianca dicendo era al telefono, mi sembra, diceva è aperta, poi è entrato, l'ha spostata e è andato via. Sì. Ma glielo giuro, vado così. Mi sembra strano che l'agente del FIB neghi di aver spostato un veicolo. Io che ne so, scusi, l'ha spostato lui. Guarda caso, c'era lei a bordo. Ma è a bordo dietro però. Fate le impronte digitali, io non ero davanti. Non ho toccato quel manubrio. Quel volante, cioè. Manubrio. Sì. E allora? Bene. Posso andare adesso?
No. Ma come no? Ancora devo stare qui. Comunque l'avvocato non risponde, signor Peppino. E allora vado, vabbè, facciamo un'altra volta. Non è una cosa così grave da finirla oggi. No, no, io sto, facendo delle domande, non abbiamo ancora finito. Dica. Capisco. Lei è salito sull'auto dopo, prima che era, dice, come dice, lei è stata spostata l'auto? Dopo, dopo. Strano, mica... Vabbè. Va bene. D'accordo, signor Colombo. Allora, facciamo una bella cosa. Ora, visto che è la prima volta, o almeno... Di cosa? Per quanto mi riguarda, la prima volta in cui dormi in una macchina. Lei non... No, no, no. La prima volta che lei non mi mostra un documento di identità. Se magari potrei sbagliarmi, potrebbe non essere la prima volta, ma vabbè, fa niente. No, non è la prima. Come da codice penale, visto che la cosa non è recidiva, quindi non può comportare un arresto per mancata esibizione di documenti. Giusto. Non fandomi prendere per il culo. No, giusto. Io che devo dire? È uno stronzo? No, dico che è giusto. Bene, allora non mi prenda in giro. No, non prendi. Quindi di conseguenza le farò solamente una multa dell'1% come da codice penale. E no, e dai, ma comunque, cioè, non è che non ho esibito. Io volevo esibire, ma non ce li ho. Poi sono venuto qui con voi senza opporre resistenza. Sono salito in macchina, abbiamo fatto la verifica, sono io. E dai, Jack. Tralasciando il fatto che hai dei colpi di pistola che non dovresti avere. Come non dovrei avere? Io li ho, me li hanno regalati, li ho presi da un mio amico e li ho. Però, scusi, il porto d'arma mica serve per le munizioni, serve per le armi. Chiaro, ma vabbè, comunque non fa niente per quello. va bene, come ho detto. Mi deve fare per forza la multa? Sì. Se vuole le posso dare una saponetta? No. Dai, facciamo che al posto della multa ti do una saponetta. Cosa me ne farei di una saponetta? Mi sentiamo. Mi lavi. Scusi, non è utile una saponetta in questi giorni così afosi? Io Peppino la sto per arrestare per oltraggio a pubblico ufficiale, veda allora, un po' lei. Ma siete un po' dei permalosi, perché non è possibile che uno... Mi sta dicendo che io non mi lavo e sono sporco? No, sono suddicio, sta dicendo, non sta dicendo questo, gente. Sta dicendo che non mi lavo. Ma... per favore. Ah, adesso fa la vocina, adesso mi prega? Ma pregare no, no, non credo. Mm? Cosa? A vuole sta multa, sì o no? No. Bene. Cosa bene? Bene. Vabbè, perché gliela faccio adesso? Lo stesso. Posso andare adesso? Vediamo. Ma che vediamo? Ho preso una multa, ma che 1291 dollari. Aspetti un secondo, aspetti qua un attimo. Non mi dica che chiude. Ha chiuso. E dai! Fortunatamente... Cosa? No, non ha detto nulla. Ha fatto solo la multa. Di cercare di fargli delle domande, cercare di capire l'auto se era stata, se l'ha spostata lui o meno, però non c'era... prova. Ecco. Vabbè, cavolo, è il reato dei documenti. Che dire, non lo trovi? Vediamo se nelle multe potrebbe essere nelle multe perché non prevede l'incarcerazione. In realtà sì, però no, c'è la postilla che ha, c'è solo la multa per l'articolo 1415. Infatti non c'è. Che bello. Non c'è l'incarcerazione per l'omissione delle esibizioni di documenti. Sì, invece. No, sì, non la prima volta, però non... E nel caso di ritrazione...
al massimo, ma in questo caso è la prima volta, quindi solo la multa. Chiaro, però è comunque da segnare come reale. Cioè, fanculo. Cioè, ma è tutto rotto il caldo, lo sai. Chiaro, va bene, a posto. Come se non fosse mai esistito. E signor Colombo, venga, sì? Venga pure. Sì, di che? Allora, andiamo. E la seguo. La fedina anale. Mamma, non mi interessava. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Una delle tue parti. Anch'io, Solk, anch'io. Dove cazzo riesci? Di qua, eh? Fanny Cox. Dico una cosa? È molto Fanny, non è per offendere nessuno, però a me ricorda molto un nome di una pornatrice. Proprio tanto, eh. Proprio tanto. Io sono qua da sola adesso, ma non lo so, mi viene proprio in mente così, Sol, che è proprio la malattia. Quello è un motorino. Ma quello è un motorino caduto. Ed è acceso. E quell'auto lì? Non la voglio. Sta facendo Sanremo. Scusate, signore. Di che? Ma voi sapete per caso dove stanno facendo i festival di Sanremo? Sanremo, mica qui. Che se non è Sanremo, io sono. Ma chi Sanremo? Questo è Los Santos. Ed ero contentissimo l'estate sotto l'albero che mi spanciava peperovere. Io già partecipavo, solo. Devi partecipare. Sono special guest. E come si chiama? È famoso lei? Sì. Come si chiama? Zenedek. Zenedek. È turco? Ciao Moro. Ehi. No, sono della provincia di Lattosio. Allora Zenedek ci sta. Vabbè Zenedek, arrivederci e buon Sanremo. Ma è proprio di accompagnare. Sì, andiamo, il motorino qua in fondo, venga. Grazie. Non lo so, malinconico. Sembra lui. Ah, è Nefagio? Oh, ma gli togliete qualche voce a Faggio che le fa tutte diverse. Perché ha messo solo le voci. O non l'hanno fermato. Ehi, hey Johnny, you going to the meeting? Johnny, tua sorella. Olli. Come on. If the 99% don't get off their ass, we'll all be fucked. Prego, salga. Grazie. Dove dobbiamo andare? Un signore voleva un passaggio. Ma dove cazzo lo mettiamo? Cioè, mi scusi. Ed ero contentissimo. L'estate sotto l'albero. Ma non fa così. Buonasera. Siamo troppi. Mi dispiace. E in tre non ci stiamo? E mi sa in no. Tre. Che già mi sa un, in due, tre. Un biscotto e mocca. Mi sa che è già stato in tre, eh. Già stia. Ma no, ma mi. Esce. No. Chi è scemo? Vabbè, no, ma pensava magari, non lo so, un... Ah, bravo! Bene, ci siamo un po' svuotati, direi, bene. Quindi dov'è questo... Dov'è le selezioni? Dove sono? Un po' più su, un po' più su. Vado su. Devi di andare qua? In fondo a destra, quello è il suo cammino. Poi c'è dritto, ragione. Linda Moody. Cino. E poi la strada la trovi da te. No, non la trovo da me, non so dove cazzo è. E non c'è? E questa è un'isola, però c'è. Mi sa che ha sbagliato. Ma devi andare verso il mare, mare. Verso qui il mare. Non c'è mai nessuno che mi porti a mare. La porto se... io se hai bisogno. Buttatemi voi. Ulli, allora di qua.
Allora, volete partecipare a Sanremo? Anche voi fate... Ma vuol fare un'edizione qui? No, sono allergico al lattosio. Non l'ho chiesto questo, comunque, cioè, la vuole fare qui? Mica l'ho detto si beve il latte, la vuole fare qui? Non glielo so spiegare io. Io. No, voleva fare un duetto. Con me? È una cagata sì. Pazzesca! Va bene, e sapete cantare o suonare il clavicembalo? No, suonare no, cantare me la cavicchio. Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Canta e canta. E che cosa canto? Canta quello che vuoi, canta tu. Va bene. E... in un mondo che... non ci vuole più... il mio canto libero... sei tu. E la verità... che si apre a noi. Il mio cazzo libero. Sei tu. Tutto il sentimento. Tutto intorno al pianto. Il dolore anale. Sei tu. Come vado? Bene? Sì, solo che mi sono cagato sotto. No, sei abbastanza bravo. Possiamo ciao, ragazzi, fare un duetto in la bemolle. Eh sì, io ci sono bravo in quello lì, sì sì. Ecco il mare, eccoci. Vai, perfetto, perché a Sanremo c'è suo mare. E ci stavano pure i tulipani. Vieni, andiamo a cantare. Andiamo, sì sì. Ciao ragazzi, ballo, 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 ballo mina merino. Aspetta, qua se scivola, sì sì. Oh madonna, oh no. Ancora nel motorino. Eccoci. Allora, facciamo finta che ci fanno la presentazione. Sì, sì. Come ci vogliamo chiamare? I ragazzi tonanti. I ragazzi tonanti. Sì. E the blues e la Rocky Horror Band. Quella, ci, sì. Ci chiamiamo i ragazzi tonanti e la Rocky Horror Lattosio. I ragazzi tonanti e la Horror Rocky Lattosio. Perfetto. Adesso faccio la presentazione io. Sì. Cambio un po' la voce. Sì, prego. Allora, ecco qui, stanno per arrivare. Dirige il maestro Caffeina. Bravo, bravo quello lì. Cantano i ragazzi della curva B con la Rocky Horror Lattosio. Sì, la curva B. La verità. Com'è? Come inizi tu? In vai. Un mondo che non ci vuole, non ci vuole più. Più il mio canto libero. Libero. Sei tu. Sei tu. Ma sono io? Sì. Non è... nasce pentimento di chi abita a Sorrento. E arriva un cazzotto sotto il mento. Nasce un bambino, lo chiamiamo poi Gigino. E si mangia un intero gelsomino. La vita di chi nasce dentro a un prato disegna un quadro di Ibrahimovic. Perché di Mihajlovic non ci stava. Il ritorno al futuro è un film
con dentro una storia di un Billy Gills. E non ho capito. Puoi ripetere? La veste del Cosmo del passato si veste e fa un quadro immacolato e tu ti apri il petto dentro il cuore. È pieno d'amore. Sono Ciccio qui. E Peppino qui. La 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 la. Saliamo di una tonalità. Va bene. E cantiamo la seconda strofa. Fino a che non ci viene veramente il dolore delle gola. Io ce l'ho già. Chiama un dottore. Io penso che domani mi vado a ricoverare. Tu che pensi invece? Ci vado pure io. Ma saliamo di una tonalità. Mi vuoi mandare in ospedale? La signora di fronte ci fissa. Alla... Ma signora, ma... Che cazzo vi siete messe oggi addosso? Sembrate che siete sotto sopra un dosso. Magari ti investe un camion. Ma saliamo di una tonalità. Pensi di farcela? No, non ce la faccio. Mi cago sotto. Però possiamo provare a cantare. Mi viene un pochino da vomitare. Beh, è comunque canto. Canto di vomito. Beh, dobbiamo continuare per forza. Ci ha sfidato. Ma chi? Io. Ma che ti sfidi da solo? Io sono il prossimo conduttore di Sanremo. Bene. Era tutta una prova, era tutto uno scherzo. Ti pare che questo è Sanremo? Vabbè, questo pensavo... vabbè, una prova, sì, ma pensavo fosse sei una prova. Sei stato scelto tra i Sanremo giovani. Ah, davvero? Certo, cosa sì. Partecipa? La mummia di Tutankhamon, allora? Non hai visto chi partecipa tra i vecchi? Ci sarà no. Gente morta, gente resuscitata. Bello. Quindi saremo giovani, si è adattato per arrivare un po' a livello, se no ci serve di livello troppo alto. Ho capito, ho capito. Quindi, complimenti, hai vinto. Ho vinto? Cosa, dei soldi? No, no, hai vinto la partecipazione a Sanremo 2022. Vinti, voglio a te allora. Ci sentiamo qua. Arrivo. Sarà te, se non ci arriverai te, non ci arriverai. Con la voce sicuro non ci arrivo, manca di mano. Bello. Mi puoi accompagnare di nuovo a casa, sì, poi dopo. Dove abita lei? Abito nei campi di grano. Belli. Si sta bene di sera, c'è un freschino. Sì, si sta bene. Ma da quando fa questo mestiere lei? Sono anni. Ma no, mi sono perso le fiamme. Oh madonna. Anni. Bene. Quindi più o meno 12 anni. 10 anni. 10 anni, sì, vedi, più o meno. Vabbè, vedo che è bravo, cioè sembra un bravo conduttore. Ma lei, cosa ha condotto lei nella sua vita? Io ho fatto bim bum bam. Bello. Prego. Quindi campo di grano, mi dice la via? Sì, dove Daisy mi porta a spasso per la città e dentro le vandre pende. Pendeco, ha detto? Guardi, qua di pendeco ce n'è, se vuole la lascio qua. No, non sono allergico al lattosio, no. E qua in effetti il latte alle ginocchia lo fa venire.
E dove, sto Daisy che ti porta in giro? Io mica sono Mi lasci in un campo di grano qualsiasi. Va bene, allora lo cerco. Allora, qua non c'è grano. Qua nemmeno. Ha partecipato alle zecchine d'oro. Ah, quindi lei da quando è piccolo fa questo lavoro. Piccolo. Piccolo, cosa ho detto? No! Cosa? No, niente. Bene, ecco. Che bel freschino. Mi sento in debito con lei. E vabbè. Per il passaggio. E vabbè, non si preoccupi. L'ho fatto con Sono divertito, l'ho fatto con piacere. Sicuro, se le posso fare un favore, non ci stanno problemi. Vabbè, non so. Non so che favore, magari lei è specializzato in qualcosa, non lo so. Che aiuta la comunità. Io solo musica. Musica. Vabbè, no, non voglio mica niente in cambio. Mi sono divertito, dai. Poi si partecipa a Sanremo. E chi debive? E chi debive? Ma lei fa anche canzoni in lingue tipo... non lo so, tipo dei Maya, tipo chi te beve, tipo cos'è, cinese, coreano? Non mi ricordo, la canzone l'ho imparata a memoria. Non mi ricordo. Vabbè, importante è cantarla bene, si canta bene. Adesso tra 2 anni e mezzo arriviamo a un campo di grano, non si preoccupi. Va bene, grazie. No, io semplicemente mi piace tanto Tiziano Ferro, a te? A me piace molto, non lo so, De André, Battisti, questa gente qua. Perdono per aver fatto battaglio, però vedo scusa. Per aver detto una cosa, per aver detto una cosa. La conosci? Sì, le parole non le conosco bene, però la canzoncina, sì, più o meno. Perdono per le tefate fatele, però scusa, me la nebita vitella pepitina rosa. Sì, questo qui è azteco antico. Perdono È bravo, molto. Potrebbe, come si chiamano? Potrebbe fare il rapper. E anche il rap. Mi sto attrezzando per il rap. Cioè, cosa serve? Serve la musica. Io ho visto dei ragazzi che lo facevano in strada. Tipo è così. Stai sputando, stai venendo tutti in faccia dietro. Vabbè, stavo provando. Pulisci. Che schifo. Vabbè, ormai. Vanno tutti veloci per le autostrade, vedi che roba? Chissà dove curano. Chissà. Dove chissà, vai? Chissà, chissà cos'è sarà. Mamma. Nonna. Mamma, la mia canzone quando ti vedo vola. Quanto ti voglio bene sopra queste balene. Bravo, molto bravo, sì. Molto, scusa, molto mi bravo. Mi piace troppo cantare. No, ma vai bene, bravo, sei molto bravo. Cantami, sì, canta. Tu se vuoi cantare, canta. Mi esce dal cuore. Immagino, ci vuole una certa passione per cantare, sì. Poi se fai quello che fai, cioè lavori nel mondo della musica da tanto tempo, ci sarà un motivo. No, infatti, la passione che mi fa andare avanti. Immagino. Ma tipo, la paura. Anche quando alzo le braccia faccio i peli di sotto le ascelle. E ho sentito. vai.
Siamo vai. Falla addosso a questo. E si è fermato e vi ha preso paura. Ha fatto una loffea. Quelle sono più forti. Si chiamano così le scorregioni. Le loffe sono quelle silenziose, quelle letali. Ho capito, ho capito. Vedi, sì, ma lei ha tipo degli anni sotto le ascelle, quindi. Fa attrito. C'è un po' di pappagoggia. Lei fa un po' di attrito. Lei sfriziona la pappagoggia quando tira sul braccio e fa la scoreggia. Non ti è mai capitato quando stai in situazioni... come si dice? Una sopra l'altra, che almeno escono le scorregge delle pappagogge che si incontrano. Non ti è mai capitato? Cioè, uno sopra... Chi sopra di me? O io sopra chi? Anche tu sopra di te. A me capita di avere sopra di me stesso. E poi ti sfrizioni... Parti di me che si sfrizionano su di me. E su di me... Un altro me! Esatto. Ho capito. Quindi lei è l'uomo sfrizionatore, ho capito. Siamo quasi arrivati comunque. Ma come va lento? Come va così lento questo colpo? Manco fossimo in tre. E infatti proprio non me lo spiego. Non me lo so spiegare. Io. Case libri, auto, viaggi, fogli, giornali, case, giorno, mozzarella, tutto cosa. Tutte, sì. Per non meno a te. Che si metti le mutande nei miei abbracci e mi ripeti sempre grande. In effetti, ma non è che lei c'ha roba da mangiare, non lo so, delle valigie. Case, libri, auto, valigie, fogli di giornale. E vedi che le valigie ne ha, però. Sì, anche tutto. C'ho un negozio di case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Vedi. Allora, un sempre campo di grano, vediamo. Inseguendo una libellula in un campo di grano. No. Campo di grano, Eccolo qui il campo. Va bene, questo o quello riparato? Più avanti. Perdono per quel che ho fatto, se ho chiesto un passaggio. Mi piace, però volevo stare poco in miraggio. A destra. A destra. Oh, che miseria. Poi? Perdono per Non li avevo proprio considerati. Ma infatti non te l'ho dati. Hai fatto bene. E vedi, non pensavo di incontrarti per quello. Perdono se ti ho fatto chiedere il passaggio. No, vabbè, non ti preoccupare. Non chiedere scusa. Va bene. Vabbè, grazie, Zenetek. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie mille. Sì. Ci sentiamo già domani. Sono pronto ad amarti. Adesso questo anche guardarti negli occhi. E cosa guardi? Guardo direttamente lì dove non batte il sole, dove c'è più grande amore. È proprio lì. Della vita. Vai che non finirò mai di cantare. Non finirà mai. Vediamo. Questa vita proprio mai. Mi ritrovo senza un Madonna Santa. Guai. Senza i miei amici che guardano la TV. Volare. Cantare, le blu, dipinto di blu, l'estate finisce a Malibu.
Sento questo sentimento nascere tra noi due, che ci guardiamo negli occhi tu, tra i tuoi occhiali la rifrazione del sole, è il mondo che diventa migliore. Vabbè, vado, che sennò qui è finita. Arrivederci. Sono tante le persone che oh vogliono, no! Ma non è solo una persona. Volare, non no, volare non più. Adesso sei giù. Sulla pista hai fatto boom boom. E sì. Io sto cantando la canzone che non finirà mai. E allora me ne vado, arrivederci. Felice e mi sento come oro. E adesso io ti imploro, allontanandoti ti imploro, ricordati di me. E quando mi davi i passaggi troppo bello, e te ne vai. E te lo vai. Bravo Faggio. Bravo, bravo. Porca miseria. Che voi, che voi, che gola. Bravo, bravo Faggio, bravo. Quasi quasi. Al posto di sto merda di motorino. Povero Ciccio. Bravo Faggio. È molto molto bravo. Quanti aerei ci sono qui sopra? Scusatemi. Ma è pienissimo, scusami. Ma... un altro esploso. E mica quanti aerei agricoli però. Ma quindi Faggio fa ancora la grasta? Io queste cose qui non le so. Onestamente. Non ne sono informato. Ah, era un... ok. No, ma fa bene. Qui stacca anche un pochino dal PG in polizia, che non è così leggero come... o può sembrare, o come si pensa, non è... Si è abbastanza... Si è limitato, se vuoi fare un PG comico in polizia. E poi hai anche comunque altre persone che magari vogliono fare le cose fatte per bene, tu gli dici no. E quindi... Ma Frenzy era a fine wipe con l'evento wipe, quindi... Molto bello Ciccio. Molto 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 bello. Tutto in live, vero? Che sei un suo main, è certo, bisogna far così, se no che fai? In sette live, giusto? Comunque con Peppino siamo già alla 14ª, più o meno. Dovrebbe essere la 14 questa qui. E non sembra veramente passato niente dall'inizio, eh. Sembra veramente di essere qui da pochissimo. A me Frenzy è piaciuto. Lì ho capito che per me la polizia non va bene. Quindi amici, polizia mai più. Probabile.
Ora magari vediamo se c'è il quello delle auto, che compriamo l'auto. Ospedale bene, dai, ma giocando di pomeriggio alla fine non era ospedale vero. Era molto un passiamoci il tempo, perché c'erano veramente poche persone e quindi di conseguenza era un po' così. Però mi sono divertito. Abbiamo fatto poco ospedale, ma mi sono divertito. Sono contento con Mosu, sono molto contento. Rochelle maledetta. Morfeo, è vero. Non so se Wicked sta facendo un PG adesso. No, forse non l'ho ancora incontrato. Non ne ho idea. Io mi metto qui. Vado. Chi si è visto, si è visto. Prima, ma lì è resuscitato. Liberty. Non è, non so, oh, ma ovunque lei, ma guarda te, ma... mi sta pedinando questa, ma porca puttana. Sì, Dicus, ero io. Quello proprio ero io. Mi dispiace se l'hai visto, mi dispiace veramente tanto. Allora, ma vogliamo prendere sta macchina? La prendiamo. Ma questa com'è? È la coquette normale? Oh miseria. Quanto appuntita quest'auto però. Forse è troppo anche per Peppino. Questa sì, Fett. Questa qui penso di sì. Ma io vorrei un'auto veloce e anche piccolina. Non voglio una roba enorme, super larga. Quindi onestamente non lo so. Peppi! Che paura, chi è? Io Michael, aspetto io sta. Michael, non t'ho mica riconosciuto. Lo so, aspetta. Ho fatto un po' di simulazione. Arrivo e faccio anche io, aspetta. Voglio prendere questa, ragazzi. Però non mi convince neanche troppo, devo dire la verità. Davanti è anche carina, il di fianco che non mi piace. Non far la patente B. Voglio te. No, no, aspetta. Devo rinnovare la patente B, sì, sì. Ok. Un attimino, signor. Ma vada tranquillo, vada tranquillo, non si preoccupa. Come te serve? Ma è quella che costa tantissimo e non mi piace, però. Per il bravo papà adesso le casse sono di 1000. Oh, miseria. Questa Ma chi se ne frega, tu hai, devo guidare di merda. No, è quella di prima. E sai che forse il maggiolone è l'unico, però no, è troppo lento il maggiolone. Namaste, namaste. Ma mi scusi, ma le tasse mica aumentano, cioè non lo so come funziona. Ma dipende dal catalogo, signor. Se tipo lei si prende un questa? Misc, le tasse sono del 10%. No. Esci subito. Dicendo. E invece se tipo il BF Surfer Rusty. Vabbè. Che quanto devo, quanto costa in totale? No.
Ma se veramente andassimo di, non lo so, più 28.000, ecco. Eh sì, claro, signor. Di... credevo che costava così poco. No, il mio lo basta? Ah, per questo... infatti forse massacro. Ma esci subitissimo, esci. ...1250 solo di tasse, poi ci sono 12.000 del furgone. Sì, mi fa una fattura, o faccio questa. Una firmetta, tasse... deve prelevare... Andiamo di questa? È molto larga questa, da quello che vedo. Vede, molto molto... Allora, lunga, cioè. Sai che mi sa che vado veramente di massacro? Molto base. Però Peppino mi piacerebbe di più con un'auto... Ma poi da signore. Però con i soldi. Vediamo la massacro com'è, che non me la ricordo neanche. Che non costa niente, eh? Quanto fa di massimo questa? Che non lo so. Fa di massimo. Un'auto custom. Non... Vediamo, è vero, il catalogo, giustamente, per vedere come sono fatte. Anch'io cretino che le provo tutte. Vediamo queste qui, allora. Sportive. No, no. Potremmo prendere questa qui, cabrio. Non lo so. No, no. No, 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 no. Questa no. Non lo so. Hola. Non è fatto un cazzo. Ha fatto la patente, ma rinnovi. Sto un attimo facendo con il signore, per favore. Bello, ti ricordi me? Quali erano, Gnespi? Non ce la fanno più. Ecco. Allora. Peppino. Oh. Come è andato il calcio, tutto bene? Beh sì, tutto a posto. Sì. Dai, che settimana prossima si fa un altro. Che figata. È ancora in calcio, sì. Vogliamo prendere questa? Dottoressa... Dai, voglio riprovare l'ultima volta quella lì. Che è la? Ah, ok. Vado tranquillo. Dov'è? Ok. Qual è la bullet? Buffalo... Dai, voglio quella lì. Dai, ho deciso. Riproviamola per l'ultima volta. Farà cagare, ma è... Ma sì, ma che ce frega. Veghe roba. Ma non fa niente, non fa. Non va niente. Costa 100.000 e non va niente, scusatemi. Però appunto perché non è per niente da Peppino. Non lo so. Che palle. Gracias. Mi sa che sono giusti. No, però non importa, dai. Vai tranquillo. Ah no, vabbè. Ce li ho, quando... No, non si preoccupa, Stavina, sì. Ah, beh, grazie.
Vabbè, no, cioè tanto il colore non si può capire. Quindi massacro? Provo l'ultima. Poi decidiamo. Le rinnoviamo anche le patenti. Sì, sì, grazie. Molto. Allora. Tu non puoi. Dico, prima sarei vendute. Il biondo. Hai venduto una a me e una a lui. Doppio senso paritario. Questa la proviamo. Siamo colleghi, siamo soli. E allora portatemi 1 milione a testa. Se volete una a cuoca. Hai detto che regalavi. Questa si fa così, eh. Questa alla fine va così, amici, eh. Questa mi attira. Poi è una gran accelerazione. Potremmo andare di questa qui, eh. Che secondo me è anche abbastanza performante. Poi decappottabile. Andiamo di questa qui? Con il vento tra i capelli, certo. Dai, facciamo di questa, vai. Qual è la jugular, Aries? E mom, tanta colpa di Aries. Io volevo prenderla, niente, mo sono indeciso ancora. O solo jugular, vediamo. Ma no. Per piacere, no, Aries. Dai. Guarda questo orrore con i bulloni. È loco, sei confuso, ma solito. Se ti aggiungiamo una S sei diventato il locos. E locos dos. Il locos dos. La vendicazione. Il duo del diavolo. Hola, signor Hoa. E buonasera. Hola, buonasera lei. Come si sente? Bene, bene, bene. Tutto è possibile che lei ogni volta che la vedo sta sempre più storto ovunque. Ma mi sto piano piano andando avanti. Mi scusi, piano piano fissi nella fossa direttamente. Questo qua perché un blocco. E stare attento. Tocco perché in effetti. Ma fa bene a toccarsi un bel però dovrebbe andare in ospedale a farsi un controllino, eh. Qui allora, allora. Vabbè, controllino non fa mai male. Brutto, quando te prude. Sì, brutto. E prude, prude. Claro, sì, quando prude si avvertasse anche 2 volte. Vabbè, qualcuno che lavora qui. Abbiamo il nostro dipendente numero 1 a chi? Sta chi? Sta chi è il dipendente? Meno male, grazie. Ha bisogno di quel pelo? Sì, ho bisogno. Allora, è il mio dipendente. Lei anche lei c'ha un po' di pelo, però. Io vorrei acquistare un'auto sportiva. Sei quale? E si chiama 9F Cabrio. Cabrio, la trovo subito, signore. Sì. Sta viendo $85,000. Sì. Ci sono delle tasse? Sì, signor. E alla fine quanto viene? Ora sono 85.000 di... papà, più 11.050 di tasse. E quindi alla fine sono 96.050. Sì. In contanti li vuole? Solo 11.050 in contanti. Anzi, mi faccio un po' di figo di ben 20, per favore. I ban 20, quindi di 98, quando è? Di, no, i ban 20 di 11.050. Ah, ok. Vado. Io te vero, me l'ho preso. Non mi spara. Devo fare il giro. Ascolta, no, non ne voglio. Piano piano. 1, 2, 3. Oh, porca miseria, piano piano. Non mi ricordo niente, ragazzi. Non mi ricordo l'IBAN. Devo tornare indietro. Oh no, 20. Facciamo 20. Vabbè, mi ricordavo l'importo, però 20.
trasferisci, quantità 11.050, 20. Dimmi che ho fatto, per piacere. Ora scappa e non era lei, te l'immagini? No, Fett, non il più ricco, perché il più ricco è stato Beniamino. Il più ricco. Che aveva un'attività non pagata da lui, quindi già tutto con l'attività e tutto il resto. Alla fine aveva un bel capitale. Ma qui è chiuso. È fatto, arrivati? Sì, sì, claro, venga. Perfetto. Non mi chiederà la patente, vero? Tranquillo. Sì. Mm-hmm. Tanto. Ok, provato a fare adesso. Sì, sono 1250. Sì, di sarà inclusa, dai. Speriamo. Pina, andiamo 2000, sì? 2000 per il collega. Di che colore la vuoi? E facciamo no niente nero 2000 stavi che sono... nero fatto... il codice fiscale sì, l'ho fatto allora, 39 ma qua in America ci sono le tasse sulle tasse sì sono un po' ecco qui tenga le chiavi grazie se mi può dare un attimo allora, un documento un così del... segno tutto okay. E... sapere che colore lo vuole Peppino Colombo no, sì. Mi sa che non c'è però vabbè fai bianco sta bene non ce l'ho l'ho perso Padanti, signor? Ce li ho. Ecco qua le chiavi, assicurazione. Bene, può andare, Peppino. Grazie, arrivederci. Nada, arrivederci. Come si è fidata così? Ti è piaciuta ieri la gara o no? Così si è fidata? Vado via. Me la fuggo. Vado via. Così? Ma dov'è la macchina? Che non mica l'ho letto. È qui? Spero di sì. La macchina è qui? Ah, eccola. Minchia, ragazzi. Salve. Bello. Siamo una cosa, aspetta, mi devo spostare. Metto di qua. Che vuole questo? Aspetta, il compare. Ho capito. Siamo una cosa bella. Questo forse va bene. Ok, vai. Vabbè basta direi, no? Abbiamo fatto la roba figa, la macchina su... Che paura, che paura. Che paura.
Che paura. Ma questa è un'auto della Madonna, ma che roba. Guarda se va. Guarda se va. Va a palla, eh. Un posto, ma che brutto posto dove dormire, tutto stretto, tutto incasinato. Poi riesco anche a guidarla abbastanza bene, dai, non così male. Pensavo molto peggio. Ma che pompare, la lasciamo così e rimarrà così per sempre. Proprio non me ne può interessare di meno. Andiamo di qua, andiamo. Piano piano, che non vorrei la polizia, eh. Per piacere. Per piacere. Boh, qua c'è il procuratore. No. Quanto denaro ho? Poco. Molto, molto poco. 31.000. Poco più dell'inizio, quindi devo fare altre rapine. Non c'è Patrick? Oh no! Non c'è pa... Questo è scemo. Questo è scemo. Che cosa frena? Ancora lei. Però non si guida mica così, eh. Io non si guida così, cioè lei mi tampona da dietro, ma è colpa tampona, mia. Ma tampona, ma si ferma in mezzo a un incrocio, è normale secondo lei? Sta scherzando, vero? Ma sto scherzando, no. Frenare di colpo in mezzo a un incrocio è normale secondo lei? Basterebbe che lei non mi si attaccasse al culo magari? Che dice? Culo. C'è il macchinone, vai a palla, poi ti freni subito. Cosa sei, una fichetta? Senta. È serata, vada. A lei e a tutta la sua famiglia. Ah, prego. Quindi anche a lei. Che siamo imparentati, giusto? È certo, giusto. Sì. Le hanno fatto una multa, ho saputo prima. No, no. Sì, sì. No, no, ma che multa? Che multa mi deve fare? Va bene, va bene. Quello che è? Questo è uno stronzo. Potrebbe essere il momento adatto per farlo, ragazzi, ve lo dico. Potrebbe essere il momento super adatto per farlo. Proprio infilarsi lì dentro. Che parcheggione che ho fatto, ragazzi. Ma che roba assurda. No, no, ma che bucare le ruote. No, no, mi infilo dentro, gli faccio solo paura. Voglio fargli solo paura. È vero, è la prima volta che la chiudo a chiave la macchina, forse. Vado via. Questo chi? No, no, non me la rubo, non me la rubo. Bravo ragazzo. Che paura. Ma quello di prima col motorino. Guarda che me la rubo, guarda che mi guarda. Sto maledetto. Mi sta guardando. Che vuole? È ancora lì che mi guarda.
Ma che devo fare, Nick? Mica devo fare niente, Nick. Non faccio azione. Che azione devo fare? Senza armi, armi, senza niente. Mica voglio rapirlo. Nel peggiore dei casi mi infilo nella macchina e sto fermo lì. Dammi una cosa. Che botta, che male al dito. Che fa? Cosa fa? Ha paura, non se ne vuole andare. Dove va? C'è rimasto male. Quindi... Ti potrebbe allontanare dalla mia macchina? Si potrebbe allontanare dalla mia macchina? Sì. Oh no. Ho fatto la foto. Vado via. Oh no. È molto fotogenico, complimenti. E tu sei molto cornuto. Ah, ha sentito? Cosa c'entra lui, poveretto? Scusa, ha sentito chi? Quello lì. Ma come cazzo hai parcheggiato? Scusi? Ma come hai parcheggiato? Ho avuto dei problemi, ho avuto, quindi okay. Ho parcheggiato così. Che vuoi? Arrivederci. Arrivederci sua sorella. Ah, e non è anche la sua? No. Al massimo è mia nipote. Adesso siamo imparentati. Al massimo è mia nipote, mica mia sorella. Hai bisogno? Ah no, prego, prego, sto qui a ammirare. Perché c'è una roba qua sul vetro, guarda, proprio qui. Lo vedi? Siamo un merdone di piccione. Assomiglia un po' a te. Ma ha visto lì in aria? Dove? Si vergogna, sulla... Oh no. Parte in macchina? Forse no, dai. È già passato.
A posto. Ma che c'è? Che c'è? Venga qua, lei venga. Chi? Che cos'è che ha fatto il signore? Cosa fa? Signore, spenga il motore. Io devo passare però. Signore, non glielo ripeto, spenga il motore. Penso ce l'abbiano con lei. Ce l'ha con me? Penso ce l'abbiano con lei. Con me? Signore, spenga il motore. Grazie, grazie. E dalle palle, via subito dalle palle. La proviamo sta macchina maledetta, la proviamo subito. Oh no, due pattuglie, no. Ma hanno già perso? Ma hanno già perso? La bombazza, regaz. Chi è? Adios. Frena qui però, sono qua, è finito. Io cercavo un parcheggio però. No, non posso. Allora, io vorrei tanto avere il numero del procuratore, però non ce l'ho. Adesso la parcheggerei qui la macchina, giusto per non andare là in fondo. Bobo, cioè Bobo, spiega, non parlare come i vichinghi, come i cavernicoli in terza persona. Che bella sta macchina, ragazzi. Ah, ok. Siamo tutti in zona rossa. Anche io? Non mi sembra, io. Tiè, parcheggia. Ah, bombazza, no? Ah, mo con la macchina mi arresteranno. Tutte le mie armagna, che figata. Che figata. Proprio tops. Sono molto contento. Soprattutto perché non potrò andare a mangiare nelle mense. Mi sta cadendo la luce. Oh no. Non potrò mangiare nelle mense aziendali. Quindi come cazzo mangio io? Amici, come posso mangiare? Non mangio. Non mangio e basta. Non mi conviene tornare a casa. Dopo non mi conviene mai nella vita. Fatemi uscire di qui. Qua. Quanto alto. Non perché... Cosa sono i Tupperware? Non so cosa siano, Federico. No, Bobo, dai. No, dai. No, perché io lavoro a 20 km da casa mia e ho 2 ore di pausa. Quindi un'ora la uso solo per andare a casa. Poi spreco del carburante, quindi altri soldi. E dovrei mangiare in un'ora. È brutto 2 ore di pausa, molto brutto. Oh, decidiamoci, però, malinconico. Il procuratore muto. La patente quale? La mia? In RP o non in RP? È certo che so da un mese ormai da sta patente, Mork. Fett. Da un mese. 29 di gennaio l'ho presa. L'ho anche detto. L'unica cosa è quella, Federico. Però al lavoro... Ah, ok, Malinco. Vabbè, speriamo bene allora, dai. Della Romagna. Io sono in Romagna, ragazzi. Sono io e me, segni in Romagna. Come posso fare? Non si può. Via che sburone. E niente. Amici, un culo così. Non so se me la... Sono in Bologna. Ah, in Bologna.
Qua non si dice assortment. Comunque, amici, io vi auguro una buona notte. Noi ci vediamo lunedì alle 8.30. Io onestamente vorrei fare ancora Dark Souls, però non si sa. Dipende cosa mi viene in mente. Io vi ricordo Discord, Instagram e YouTube. Ringrazio tutti i nuovi followers, le sub, Lino per il raidone. E basta. Buon weekend, mi raccomando. Comportatevi bene e buonanotte. Ciao, 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 ciao.